Prego prendere posto, grazie. Prego prendere posto, grazie. Iniziamo, allora ora siamo lieti di ospitarvi a Palazzo Lascaris per questo convegno che speriamo sia di approfondimento di una tematica molto importante che ha raggiunto livelli pericolosi. Non entro nel dettaglio perché ci sono dei relatori che ci hanno fatto l'onore di accettare il nostro invito e ci porteranno i vari punti di vista rispetto alla tematica. Prima di passare alla parola vi spiego rapidamente com'è la giornata. Avremo una prima parte che coinvolge le autorità che vi porteranno il loro saluto e il buon lavoro. Successivamente avremo gli interventi degli esperti. Dalla ricerca svolta dalle due università Unito e UPO all'aspetto legislativo e normativo. Insomma, racconteremo del fenomeno su ampio spettro. Chiuderemo la mattinata con una tavola rotonda in cui cercheremo di tirare le fila, in cui potrete fare delle domande. Senza ulteriore indugio passo la parola al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, il nostro padrone di casa, Stefano Allasia. Grazie, buongiorno, do un saluto a tutti e benvenuti a Palazzo Lascaris. Saluto i colleghi qui presenti, gli ospiti presenti e i numerosi relatori che si alterneranno durante tutto l'arco della mattinata in questo importante convegno su un tema sempre attuale come quello del bullismo e del cyberbullismo. Mi preme salutare e ringraziare anche gli ordini degli psicologi, avvocati e delle professioni sanitarie per essere qui presenti a questo seminario che per voi rappresenta anche un corso formativo professionale. Io non mi dilungo anche perché poi leggerò la lettera dell'assessore Icardi. Io, diciamo, come si vuol dire in gergo tecnico, tagliando corto, ritengo che sia importante creare iniziative e percorsi come quelli attuali, quelli di oggi, che stimolano e sviluppino progetti e idee utili a costruire reti di protezione efficace per i nostri giovani e soprattutto per noi come enti legislativi servano a migliorare già le leggi in vigore. Come poi dirà e leggerò l'assessore Icardi, già la Regione Piemonte nel 2018 si è dotata di una legge innovativa che sicuramente col protrarsi delle situazioni negli ultimi anni e anche della pandemia sarà da rivedere e penso che sia utile per noi tutti legislatori ascoltare, apprendere ed eventualmente poi verificare se ci saranno le condizioni necessarie per riammodernare anche la legge 2 del 2018. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente Allasia. Ora siamo lieti e onorati di avere con noi il Presidente della Regione, Alberto Cirio. Grazie Presidente di essere qua. Grazie a voi, buongiorno caro Presidente Allasia, grazie dell'ospitalità all'interno della sala del Consiglio regionale, grazie ai consiglieri Stecco e Cane di aver voluto promuovere ed organizzare questo momento di confronto a cui interverrà nel merito il mio assessore Elena Fiorino, che ringrazio e che ci ha appena raggiunti. Questo è un argomento di estrema attualità, di estrema importanza, sono felice di vedere nei relatori tante persone così altamente qualificate per affrontare il tema del bullismo e di questo aspetto del bullismo legato alle nuove tecnologie con un approccio che è un approccio medico. Ringrazio naturalmente i rappresentanti degli ordini, il Presidente degli psicologi lo ringrazio perché con lui abbiamo peraltro anche un percorso comune e un protocollo comune a cui dobbiamo adesso dare un'attuazione concreta, perché il post pandemia non è solo post pandemia in recupero di liste d'attesa, perché ahimè in questi due anni la sanità ha dovuto rallentare quelle che non erano patologie tempo dipendenti per dare priorità all'emergenza del Covid. Ma la necessità è che noi dobbiamo avere gli occhi ben aperti e ben consapevoli del fatto che i nostri ragazzi,
non solo i nostri ragazzi, ma soprattutto i nostri ragazzi rappresentano quella fragilità psicologica legata anche alle privazioni legate alla scuola, alla libertà personale, e che oggi si riverbera in disturbi che si registrano e che l'ordine ci ha opportunamente segnalato, anche numericamente segnalato. Si dibatte anche a livello nazionale su questo concetto del bonus, bisogna guardarlo con la dovuta attenzione e ricordando che la mente umana non è un'auto a cui cambi una ruota col bonus che ti dà lo Stato e la macchina riparte. L'idea di dare un bonus fine a se stesso non risolverebbe il problema. Uno Stato serio è uno Stato che affianca e accompagna le persone che hanno necessità di essere sostenute in un percorso che naturalmente vede la figura dello psicologo come figura che viene a fianco a lui. E questo è il motivo per cui il tema del bonus, così semplicisticamente inteso, è un qualcosa che è un segnale, ma che deve essere superato e che supereremo insieme all'ordine a livello piemontese. Vi dicevo, c'è un approccio medico, ma ci deve essere anche un approccio di carattere giuridico. Sono felice di aver letto tra i relatori il collega Riccardo Lanzo. Riccardo Lanzo è uno degli avvocati maggiormente esperti a livello nazionale in tema proprio di protezione sotto l'aspetto normativo di quella che è la privacy, di quelli che sono i diritti, i doveri che hanno i soggetti che si approcciano all'utilizzo dei mezzi tecnologici, soprattutto dei social media. Il tema di oggi, peraltro, che ho anche molto apprezzato, è legato al fatto che si affrontiamo la tematica del rischio legato al non diventare vittime del bullismo, ma nello stesso tempo a non diventare noi stessi dei bulli. Questo è un aspetto importante da trasmettere ai nostri giovani e da insegnare ai nostri giovani. Non solo proteggersi dai bulli, ma non diventare tu un bullo. E questo è un qualcosa che dovremmo avere tutti chiari nella nostra vita di tutti i giorni, non solo quando siamo davanti al computer. Il bullo è quello che ruba il parcheggio a un portatore di handicap. Il bullo è quello che utilizza la propria situazione in quel momento, magari di maggior forza rispetto al vicino di casa, per prevaricarlo. Tutti noi siamo stati un po' bulli nella nostra vita. Sono certo che ciascuno di noi ha avuto dei momenti in cui ha fatto un po' il bullo. Ecco, il dovere è quello di trasmettere ai nostri figli la consapevolezza di cosa significa essere dei bulli, diventare dei bulli e non solo esserne vittime. E quindi questo davvero io credo sia un approccio estremamente importante. Noi come Consiglio regionale, grazie anche agli stanziamenti che il Consiglio ha fatto, trasversalmente, anche il consigliere Domenico Rossi che ringrazio della presenza, abbiamo stanziato 700.000 euro, di cui una quota di questi già sono operativi per progetti legati all'assistenza dei soggetti che hanno necessità di essere aiutati e accompagnati, un'altra quota di 350.000 euro è messa a disposizione delle scuole. Sono felice che ci sia tra i relatori anche il professor Suraniti, che ci raggiungerà, che è il nuovo direttore dell'ufficio scolastico regionale, che torna in Piemonte dalla Sicilia. Noi siamo felici che insieme al ministro Bianchi siamo riusciti a portarlo e a riportarlo nel nostro Piemonte, perché abbiamo bisogno che la scuola naturalmente abbia anche in questo senso un ruolo profondamente attivo. Pertanto ci sono tutte le premesse per fare un buon lavoro. Per parte mia avete la garanzia del mio impegno personale perché il lavoro di oggi non sia soltanto un buon lavoro che rimanga poi in un atto di un congresso chiuso in un cassetto, ma che ogni volta da un momento di confronto come questo noi possiamo trarre qualche azione concreta per essere immediatamente operativi sui nostri territori e in special modo nei confronti dei nostri ragazzi. Buon lavoro a tutti. Bene, grazie Presidente. Vorrei ora, siccome i tempi sono ristretti e anche giornate di giunta, do comunicazione all'auditorio che, quindi sappiamo, insomma, grazie per aver dedicato anche questo tempo, proprio perché c'è giunta,
faccio un dobbiamo anticipare l'intervento della dottoressa Elena Chiorino, per cui do la parola ora per i saluti istituzionali e anche per la parte del suo intervento, poi proseguiremo dopo con i saluti istituzionali. Chiedo scusa per questo cambiamento, ma è necessario per economia poi dei lavori successivi. Prego, assessore Chiorino. Grazie Presidente Stecco, grazie a tutto il Consiglio regionale per questo momento di confronto e ringrazio anche in particolar modo il Presidente Allasia, il Presidente Cirio per l'intervento che il contributo che ha appena portato a questo convegno che tratta di un tema quanto mai attuale e ahimè comunque ancora sempre troppo sottotono rispetto a quella che ne è la portata. Condividendo evidentemente tutte le considerazioni e le valutazioni fatte anche dal Presidente Cirio, parliamo di quello che è sostanzialmente un impatto sociale che è assolutamente devastante, sia per chi subisce bullismo, sia per chi anche assiste più o meno inconsapevolmente, perché poi il tema è anche quello di arrivare alla consapevolezza di determinati comportamenti e alla capacità di reagire. Una capacità di reagire rispetto alla quale diventa fondamentale il contributo che tutti voi portate non solo oggi a questo convegno, ma nella quotidianità, grazie alle vostre professionalità, in supporto anche e soprattutto al mondo della scuola, che è evidentemente con la delega all'istruzione quel mondo che più ho la possibilità di seguire da vicino. Come Regione Piemonte stiamo cercando di intervenire, anche il Presidente Rossi ha sempre portato importanti contributi in questi termini e stiamo cercando di intervenire con progetti nelle scuole, perché individuare i fenomeni di bullismo, già questo a volte non è semplice, anche perché il ragazzo, il bambino vittima di bullismo, in determinati casi addirittura magari non ha la capacità di comprendere che effettivamente quello è bullismo, e quando ce l'ha nasce, come dire, quel rifiuto a raccontarlo, perché diventa il pudore, la vergogna, l'imbarazzo che fanno chiudere evidentemente ancora di più il ragazzo che ne è vittima in se stesso. È anche un tema molto delicato rispetto a quello che è il bullismo, come dire, nei termini nei quali lo trattiamo qui oggi, e anche invece quelle, come dire, invece più piccole magari ragazzate, che sono quelle scaramucce tra ragazzi, dove è bene importante capire e insegnare anche le differenze, perché a volte c'è il battibecco tra ragazzini e quello forse, ovviamente nei termini in cui deve stare, è un momento di crescita, di confronto, dove anche i ragazzi tra di loro devono imparare a gestirselo, perché poi quello sarà la vita un domani, quindi evidentemente bisogna capire anche sempre tutte le volte e avere anche la capacità di distinguere per non cadere poi all'opposto in quello che potrebbe essere invece un eccesso a volte di difesa, lo dico anche da mamma, rispetto a determinate situazioni che possono accadere in quella che è la quotidianità. E invece il bullismo, quello che ahimè è quel fenomeno, quel crimine odioso, mi sento di dire, per il quale a mio avviso bisognerebbe effettivamente parlare di reato di bullismo, perché questo poi diventa il grande tema, perché abbiamo visto che purtroppo in casi drammatici finisce addirittura con gesti estremi di chi ne è stato vittima, e allora di reato in questi casi dobbiamo parlare, quindi le situazioni sono molto, molto varie e molto ampie. Ritengo che in determinati casi bisognerebbe proprio avere il polso decisamente duro, ma anche contestualmente riuscire a lavorare il più possibile in prevenzione, perché poi l'altro grande tema, delicatissimo, complessissimo, dove abbiamo
bisogno della pedagogia, dove abbiamo bisogno di una serie di professionisti della psicologia, abbiamo bisogno di una serie di professionisti che come dire, indichino anche a tutti noi la via, anche nell'ambito della politica, di quelle che sono le misure che la politica può mettere in campo a supporto. Dicevo prima, come Regione Piemonte, cosa stiamo facendo nel mondo della scuola? Una serie di progetti, abbiamo stanziato 140.000 euro l'anno scorso, 100.000 euro quest'anno, perché sono arrivati progetti che abbiamo appunto sollecitato, anche nell'ambito della formazione dei docenti, per riuscire a prevenire, a capire e ad affrontare laddove serva. È evidente che non bastano, bisogna accompagnare, dare modo anche alle famiglie di avere gli strumenti per affrontarlo rispetto appunto al dubbio, al sospetto che i propri figli siano vittime di bullismo o che il proprio figlio sia, ahimè, un bullo, perché poi c'è sempre la doppia situazione e bisogna essere in grado di affrontarle tutte e due. Per trattare nel modo più attento possibile l'aspetto della prevenzione, perché poi è evidente che il lavoro strutturale deve essere quello sulla prevenzione e poi dall'altra parte il lavoro, ahimè, di contrasto quando si verifica. Abbiamo inserito nei piani di offerta formativa del prossimo anno scolastico, a tutti i livelli, quindi parlo di tutte le scuole di ordine e grado, un progetto che è stato attuato in collaborazione con Apple Education. C'è stato un tour di presentazione del progetto nelle varie province del Piemonte, che è stato portato avanti tra maggio e giugno, e questo ambito riguarda di più, se vogliamo, l'ambito del cyberbullismo, anche se speriamo che possa avere delle declinazioni anche su quello che è il fenomeno del bullismo più tradizionale. Come? Con un progetto di coding. Perché un progetto di coding riteniamo possa aiutare a prevenire i fenomeni di cyberbullismo soprattutto? Ma perché tante volte lo sappiamo bene, c'è il ragazzino, come dire, un pochino più goffo che viene preso in giro con il video poi fatto girare in rete, sui social, sulle varie chat. E chi gira quel video si sente invece molto capace perché ha girato il video e lo ha trasmesso ad amici piuttosto che diffuso banalmente nell'etere. Bene, noi vogliamo spiegare ai ragazzi che sono davvero capaci di usare adeguatamente gli strumenti digitali quando sanno programmarli, quando sanno costruirsi un qualche cosa di loro. E allora con questo progetto vogliamo proprio lavorare, si chiama Il viaggio di Achille, tocca tutte le discipline e tocca, come dicevo prima, tutti i livelli di scuola, quindi di ogni ordine e grado, quindi diventa man mano più complesso crescendo nel tempo e coinvolge sia gli studenti sia i docenti in medesimi momenti formativi. Perché a quel punto l'idea è che un ragazzo si sente davvero capace, si sente davvero forte quando sa programmare, quando sa usare il coding per creare un qualche cosa di suo e quindi usare il computer, gli strumenti digitali in un modo attivo e non passivo. Dicevo prima, questa è una misura che stiamo tentando di portare avanti, non è evidentemente sufficiente a se stessa, ci vogliono degli interventi che si uniscano a questa e a tutto tondo e con team di professionisti ai quali la politica è bene che si appoggi in quella che deve essere poi l'azione abituale della politica in tutti gli ambiti, in tutte le materie, ovvero io dico sempre il politico non è mai un tuttologo, il politico deve essere quello che ha la capacità di ascoltare da chi si occupa nello specifico di quelle tematiche, riuscire a fare sintesi e tradurre tutto questo in azioni e misure che vadano nella direzione che i professionisti, in questo caso parlo di professionisti, in altri casi potrebbero essere i territori, i sindaci, indicano per addivenire alla soluzione. La sfida è importante. La sfida è importante perché, come diceva anche il Presidente
Cirio, prima, dopo la pandemia, anche questi episodi si sono comunque incrementati e tra l'altro col dato drammatico che i ragazzi contestualmente hanno perso socialità, quindi anche la difficoltà al confronto. I nostri ragazzi oggi debbono anche recuperare la capacità di confronto, perché stando ognuno nella sua casa sono rimasti decisamente troppo isolati, e anche ritornare a quella quotidianità che è fatta di confronto, che è fatta delle piccole confessioni tra adolescenti per confrontarsi, sembra surreale, ma è così, deve essere recuperata, perché evidentemente è stata, ahimè, decisamente persa nell'ambito della pandemia. Ora, la Regione parte con questi progetti, ed evidentemente non solo, ma vi ho dato quelli, come dire, i principali, quelli che ci toccano più da vicino, è pronta ad altri ulteriori interventi, ed evidentemente anche dopo la giornata di lavori di altissimo livello che si apre qui oggi, siamo assolutamente pronti, anzi vi dico, vi sarò grata se ci saranno ulteriori misure e suggerimenti e considerazioni che vorremmo portare a tutto tondo, perché poi il bullismo non è soltanto nell'ambito della scuola, ma è appunto a tutto tondo sull'ambito della quotidianità, ma poi anche, ripeto, data la delega all'istruzione, nello specifico in quello che è l'ambito scolastico. Per cui, augurandovi un proficuo, ma ne sono già certa, proseguimento dei lavori, ringraziando tutti gli intervenuti e tutti gli organizzatori per quella che sarà lo sviluppo della giornata di oggi, siamo assolutamente a disposizione e anzi grati se vorrete darci dei suggerimenti per fare in modo che l'azione politica possa essere il più mirata ed efficace possibile, dando ben atto e conto del fatto che siamo evidentemente tutti uniti nel contrastare questo fenomeno, e ogni intervento su un'azione di bullismo che possa andare a buon fine, ogni prevenzione che possa andare a buon fine, sarà un successo non soltanto per noi, ma anche e soprattutto per i nostri ragazzi, che ne siano le vittime, che stiano assistendo e ne restino comunque particolarmente provati, ed evidentemente anche per evitare che il ragazzo si trasformi in bullo. Quindi grazie davvero a tutti per i lavori di oggi, e ribadisco, siamo più che a disposizione se avrete il desiderio e la voglia di farci avere considerazioni in merito. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie Assessore, questo evento e questi eventi che organizza il Consiglio regionale servono proprio a quello che diceva l'Assessore Chiorino, mettere insieme i tecnici, gli esperti con la politica e chi si occupa appunto di riorganizzare i sistemi. Andiamo avanti con i saluti, pertanto ora la parola a Monica Franconeri, Presidente dell'Ordine dei Tecnici di Sanitari di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie e Tecniche, Riabilitazione e Prevenzione di Torino Alessandria Asti. Grazie. Prego. È un ordine molto difficile, sì, e complesso. Se non sbaglio sono ha un nome. 19 professioni. Rappresento 19. Complimenti. Grazie. Molto lavoro da fare. La complessità è il nostro fulcro, perché ci permette veramente di scoprire 19 mondi diversi, perché ogni professione è intrinseca con le sue tematiche, quindi è tutto un mondo da scoprire. Noi in Italia rappresentiamo una popolazione di circa 220 professionisti, quindi la metà delle professioni sanitarie. Sul nostro territorio in Regione Piemonte siamo più di 16.000, e diciamo che se anche siamo una popolazione molto eterogenea, siamo una popolazione dove ci accomuna un unico obiettivo, cioè la centralità della persona. Per questo vorrei leggervi un articolo della nostra Costituzione etica,
che dice proprio questo: il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione, in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della dignità e libertà delle sue aspirazioni e diritti naturali. Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura. E proprio di questi aspetti si occupa l'educatore sanitario e cura gli aspetti della persona e realizza progetti in relazione alla persona, che in questo caso è un adolescente, è una persona che deve ancora, che sta crescendo, realizza relazione tra la persona, la scuola, i genitori. Ogni progetto di crescita implica fatica e dolore inestimabili, ma il messaggio che arriva oggi agli adolescenti è invece un po' illusorio, come se fosse possibile anestetizzare la vita, e questo anche tramite i social viene enfatizzato, perché non ci permettono di avere relazioni vere, no? Questo è un disastro educativo che avrebbe la pretesa di eliminare la fatica di crescere. È una fatica che implica un aumento di autonomia e autostima. Ecco, in questo ovviamente saprà meglio spiegarvi il presidente della Commissione d'Albo degli Educatori Professionali, Graziano Lomagistro, che poi interverrà nella tavola rotonda, su tutto il lavoro che viene svolto proprio anche per questo evento, per questa tematica che viene così fondamentale e importante che trattiamo oggi in questo evento. Io ringrazio veramente tutti per l'invito, e non vi tedio oltre perché i lavori devono proseguire, e auguro che la giornata di oggi, mi unisco anche a ciò che ha detto il Presidente Cirio, sia solo un inizio per promuovere nuovi progetti a cui siamo chiamati a lavorare, visto che è una tematica, e anche come diceva l'assessore Fiorino, dove c'è ancora molto da fare. Grazie a tutti e buon convegno. Grazie. Salutiamo quindi ora, ringraziamo per conto della Presidente dell'Ordine degli Avvocati Torino, Simona Grabbi, che oggi non ha potuto presenziare. Siamo onorati di avere il suo collega Marco Strata. Claudio Strata. Prego. Sì. Buongiorno a tutti, grazie. Avevate visto che non ero l'avvocato Grabbi. L'avvocato Grabbi era molto rammaricata di non essere presente personalmente e quindi mi ha pregato di venire in sua rappresentanza, in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati. Mi ha pregato di portare i saluti, ovviamente in primo luogo agli organizzatori, alle autorità, ai relatori e a tutti i partecipanti. Il Consiglio dell'Ordine è molto impegnato sui temi della formazione da moltissimi anni e quindi accogliamo sempre con grande favore tutti i momenti formativi che vengono organizzati e nei quali veniamo coinvolti come Consiglio dell'Ordine. La Presidente ha esaminato con me anche tutto il programma e mi ha anche pregato quindi di ringraziare gli organizzatori per questo ricco programma. Mi fa piacere che ci sia il carissimo amico avvocato Mauro Netrini, che è un grandissimo penalista e
mi spiace non poterlo ascoltare, ma ho un impegno in procura e mi dovrò allontanare, chiedo scusa all'amico e collega e anche agli altri relatori. È un convegno di straordinaria importanza perché, come hanno detto anche già le persone che mi hanno preceduto, è un tema purtroppo di grandissima attualità e questo è un fenomeno che non è assolutamente in declino, anche in considerazione del fatto che le nuove tecnologie rendono spesso difficile l'individuazione delle nuove modalità con le quali vengono commesse queste condotte. Dal mio punto di vista, nella mia esperienza di avvocato penalista, penso che il problema principale sia quello della riconoscenza del fenomeno. Parlo di riconoscenza perché, se posso rubarvi 20 secondi, capita spesso che il caso arrivi sul tavolo del magistrato e quindi anche dell'avvocato e che quando incontriamo i genitori dei ragazzi o autori o vittime di questi fatti cadono tutti dalle nuvole. Non c'è una capacità di riconoscenza di questo fenomeno. Finché non facciamo leggere le chat a cui hanno partecipato i ragazzi, i genitori sarebbero pronti a scommettere che i figli non ne sanno niente, sono completamente estranei, sarà capitato al compagno di banco, sarà capitato nell'altra classe, il mio figlio no. Quando gli facciamo leggere le chat, crollano e si mettono spesso a piangere, soprattutto le mamme, perché erano pronte a scommettere che erano presenti, protettive e che avevano esercitato continuamente quel controllo che spesso viene sollecitato e che fa parte un po' integrante di quello che è un po' un ruolo di genitore, soprattutto del genitore che è più vicino ai figli. Allora ben venga la prevenzione, che diventa fondamentale, ben venga l'informazione, ben venga la formazione. La legge del 2017 è una legge importantissima perché ha introdotto degli strumenti che speriamo attuati diventino efficacissimi nel contrasto di questi fenomeni che, rispetto, spesso nella stragrande maggioranza colpiscono proprio i più deboli in assoluto, colpiscono gli ultimi, colpiscono i soggetti più fragili perché sono quelli che purtroppo vengono individuati come facili bersagli di queste condotte, spesso posti in essere da una pluralità di ragazzi. Allora mi fa molto piacere che in questa legge del 2017 sia stato previsto questo piano di azione integrato, queste linee guida di orientamento. Sono assolutamente convinto che tutta questa attività posta in essere con la dovuta attenzione da parte delle istituzioni, che ringrazio di nuovo, possa permettere, insieme a convegni come questi, di eliminare o comunque di ridurre grandemente la diffusione di questo odioso fenomeno di bullismo e di cyberbullismo. Vi ringrazio e lascio la parola agli altri relatori, vi auguro buon lavoro. Grazie per il suo intervento e grazie all'Ordine degli Avvocati. Ora la parola a un collega universitario della mia università, dell'Università del Piemonte Orientale, delegato del Rettore, l'antropologo professor Davide Porporato. A lei la parola. Buongiorno a tutti, io sono qui in rappresentanza per portare i saluti del magnifico rettore, il professor Giancarlo Avanzi, rettore dell'Università del Piemonte Orientale. Beh, innanzitutto ieri sera mi ha chiamato per raccomandarmi alcuni passaggi a cui tiene molto, io cercherò di rispettare questo suo mandato. Bene, inizio con ringraziare il Presidente del Consiglio regionale e anche il collega Alessandro Stecco che così attentamente ha coinvolto il mio Ateneo. Il Piemonte Orientale è da sempre impegnato su questi temi, sulla prevenzione, sulla ricerca, sulla formazione. E col saluto e con la mia presenza oggi qui vuole proprio ribadire la
la volontà di continuare in questo lavoro di ricerca e di formazione, perché questi, come è già emerso dagli interventi che, dei saluti che mi hanno preceduto, è un lavoro che si deve naturalmente sviluppare soprattutto in una, diciamo, prospettiva di prevenzione. Perché quando si passa poi, come dire, quando il fascicolo arriva poi in tribunale, vuol dire che in qualche modo la battaglia l'abbiamo già in gran parte persa. Ecco, quindi bisogna lavorare soprattutto sul piano educativo, sul piano della prevenzione. E con quale approccio? Bene, io mi richiamo qui al titolo di questa iniziativa. Bullismo e cyberbullismo, impatto sulla salute, socialità e legalità. Bene, sono tre parole chiave che ci riportano al tema in una dimensione, diciamo, ampia, multidisciplinare, direi olistica. Cioè questo fenomeno si contrasta e si affronta soltanto se lo consideriamo, come dire, attraverso più prospettive, se lo affrontiamo attraverso più prospettive. Non è un problema dei pedagogisti o un problema che si può risolvere in casa o... Ed è anche un problema che non si può affrontare con la delega. Deleghiamo qualcuno che si occupa di questo aspetto così impattante. Impattante perché? Perché i nostri giovani, ma noi tutti, siamo sempre connessi. Siamo sempre connessi, noi parliamo di nuove tecnologie, ma perché noi siamo ancora, almeno io sono nato nel passato millennio, no? Ma i giovani non parlano neanche più di nuove tecnologie, sono le tecnologie che conoscono, sono quelle che usano quotidianamente, sono sempre connessi e sono a disagio quando non sono connessi. E quindi l'utilizzo di questi strumenti così potenti, così pervasivi, così straordinari, direi, con delle potenzialità meravigliose, se non utilizzati nel modo opportuno e consapevole, davvero rischiano di creare dei danni gravissimi. E quindi ecco che la dimensione della ricerca, la dimensione pedagogica è davvero qualcosa di estremamente centrale. Chiudo questo mio breve saluto, questo mio breve, come dire, intervento dicendo che il mio Ateneo, il Piemonte Orientale, con tutte le sue articolazioni, i suoi dipartimenti che si distribuiscono su tre città, Alessandria, Novara, Vercelli, è molto favorevolmente orientato alla collaborazione, quindi questa iniziativa è naturalmente molto importante, ma speriamo, abbiamo già in mente altre iniziative sul nostro territorio per portare questo tema sempre più, come dire, ad una riflessione critica. Vi ringrazio. Sì, grazie professore. Adesso io ho l'onore e anche avuto il piacere di finire questa parte dei saluti, poi inizierà la parte degli interventi. Mi preme fare un piccolo inciso su quello che è stato detto fino adesso. Molto spesso si parla anche di fake news, no, negli ultimi anni. Beh, io penso che il concetto di fake news sia anche quando c'è un'omissione, una bassa quantità di argomentazione, di diffusione e di trattazione di un tema. Ecco, penso che oggi, in questo caso, noi vogliamo rovesciare questo paradigma sul tema del bullismo, che in questi anni si è intensificato tantissimo proprio a causa della pandemia, trasformandosi sempre di più nel cosiddetto cyberbullismo. Mi preme ancora ricordare anche un esempio corretto che ha fatto anche il Presidente Cirio poco fa. Diciamo, tutti noi direttamente o indirettamente ci siamo ritrovati nella scuola come nella vita in episodi che ci fanno ricordare questo tema. Mi è venuto in mente adesso un breve esempio che tutti noi, insomma, abbiamo magari provato nella vita. Ecco, pensate anche solo alla banale coda al semaforo. Ecco, quante volte noi abbiamo visto scene di violenza, di soprusi in questo piccolo esempio di vita di tutti i giorni. Ecco, questo ci fa riflettere sul fatto che sia importante educare già i nostri bambini e i ragazzi fin dai primi anni di scuola affinché certi comportamenti inutilmente autoritari e discriminatori siano portati avanti poi anche nell'età adulta. A questo punto presento il prossimo intervento, che chiuderà anche questa fase dei saluti. Presento la professoressa associata di pedagogia sperimentale del Dipartimento di Filosofia
e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, Emanuela Maria Teresa Torre. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, mi associo ai ringraziamenti di chi mi ha preceduta. Con molto piacere porto in questa sede i saluti del Rettore dell'Università di Torino, il Professor Geuna. L'Università di Torino è da molti anni impegnata sul tema del bullismo e del cyberbullismo, sia attraverso la partecipazione ai diversi tavoli istituzionali che sono presenti nella nostra regione, sia attraverso l'attività scientifica dei docenti e dei ricercatori. Questo per la consapevolezza dell'importanza di comprendere e monitorare il fenomeno e le sue manifestazioni, distinguendolo anche da altri comportamenti che non possono essere ricondotti al bullismo e al cyberbullismo, e rilevando i cambiamenti delle forme che assume anche in relazione al mutare dei contesti e dei mezzi con cui viene agito. Dall'altro, riconoscendo l'importanza di attuare azioni di prevenzione e di contrasto del fenomeno, attraverso una rete che deve avere e mantenere uno sguardo educativo in senso lato, come ben riconosciuto anche nella legge del 2017 a cui si è fatto riferimento, una rete costituita da professionisti, insegnanti, educatori, psicologi, forze dell'ordine, avvocati che sono presenti qui oggi, e dalle famiglie a cui prima si è fatto riferimento, che per prima cosa forse ha il compito di mettersi in ascolto dei diretti interessati, dei ragazzi e delle ragazze, coinvolgendoli, accogliendone il punto di vista, le proposte e la volontà di partecipazione attiva che in loro è ben presente e che noi conosciamo bene. Sono certa che i lavori previsti per oggi offriranno stimoli interdisciplinari assai utili e costruttivi, e vi auguro quindi buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie all'Università di Torino, e ora la parola al Presidente dell'Ordine dei Psicologi del Piemonte, Giancarlo Marenco. Grazie per essere qua e per portare il saluto dell'Ordine. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, grazie Presidente all'Asia per l'invito. Non posso non ringraziare il Presidente Cirio per le parole che ha detto prima, per la sensibilità rispetto alla salute psicologica dei cittadini e alla disponibilità come istituzione di mettere a sistema degli interventi di psicologia nel sistema sanitario nazionale, in particolare in quelle che saranno le case di comunità o i luoghi di prossimità, laddove si pensa che di intercettare bisogni psicologici che adesso afferiscono spesso e volentieri al medico di famiglia. Ha anche citato il bonus psicologico con i dubbi che ha espresso. Il bonus psicologico è stato pubblicato in Gazzetta l'altro ieri con tutto l'iter che è previsto. C'è un portale sull'INPS, i cittadini si potranno iscrivere fra 30 giorni sul portale dell'INPS entro, con 60 giorni di tempo, per cui di fatto il bonus partirà effettivamente nel mese di ottobre. Ma quello che è importante del bonus è non tanto la straordinarietà dell'eccezionalità dell'evento, quanto la sensibilità anche a livello nazionale della politica sui bisogni psicologici dei cittadini e sulla messa in previsione a sistema della psicologia nel Servizio Sanitario Nazionale, perché è vero che in Piemonte abbiamo i servizi di psicologia strutturati, ma nelle altre regioni no, e poi c'è una carenza, mi permetto di dirlo, della presenza di psicologi in sanità. Venendo invece al tema di oggi, il bullismo, il cyberbullismo, come sappiamo tutti, non è un fenomeno isolato che riguarda solamente la vittima e chi lo prevarica, il bullo o il prepotente, è un fenomeno relazionale, un fenomeno gruppale che coinvolge quindi una platea di spettatori sia nella vita reale sia a livello del web. Per cui è importante una giornata come questa e altre giornate come questa, dove si mettono insieme più professioni, le istituzioni, le associazioni, per sviluppare una riflessione comune. La psicologia, rispetto agli interventi di prevenzione, informazione e comunicazione, mette a disposizione le proprie competenze, è presente nel mondo della scuola, e anche qui vorremmo che fosse strutturata maggiormente la presenza della nostra professione. Vorrei dire, ieri così su YouTube ho guardato un video su questi speech su TED, dove ci parlava un ragazzo che adesso avrà avuto 30 anni, parlava molto bene, quando questi speech su TED sono fatti molto bene, e ha raccontato anche l'episodio di quando
subiva il bullismo a scuola a 14-15 anni e l'unico tentativo di suicidio che ha, che ha cercato di fare, che non ha fatto, che ha recuperato con le proprie risorse da solo, ed è questo importante, perché la capacità di utilizzare le proprie risorse è l'obiettivo di qualsiasi intervento pedagogico, psicologico e formativo. Però nel suo intervento ha anche sottolineato quello che riguarda un po' la nostra professione, che è quello di dire: è importante però permettere a tutti i ragazzi di trovare le modalità di chiedere aiuto nel miglior modo possibile, e quindi credo che la normativa nazionale, la normativa regionale, tutte le azioni messe in essere sono nella direzione di mettere la possibilità maggiore per i ragazzi di chiedere aiuto nelle situazioni difficili, che come sappiamo chiedere aiuto nelle diverse forme non è sempre facile. E l'altra cosa che ho sottolineato, e forse riguarda un po' la nostra professione, laddove gli interventi di prevenzione sono importanti, ma alle volte è anche necessario un intervento di cura, dicevo a questo ragazzo, è importante seguire ciascuna persona rispetto al proprio carattere, un linguaggio che noi non utilizziamo più, ma per dire che quando c'è una sofferenza significativa, sia a livello della vittima, ma è già stato accennato da qualcuno, anche a livello del bullo, è necessario anche un intervento individuale e curativo. Mi associo ancora alle parole del Presidente Ciria quando dice che non è una cosa, l'aggressività agita, chiamiamola così, non è limitata al mondo adolescenziale, riguarda tutti noi. Ed è giusto, ha ricordato alcune situazioni, io ricordo nelle istituzioni chiuse il fenomeno del nonnismo militare, che è particolarmente delicato, e le situazioni di mobbing nel mondo del lavoro, per cui è vero che c'è nella fascia giovanile questo problema dell'aggressività agita, che dà tanti risultati effimeri di tipo psicologico, ma è un problema, una problematica che riguarda tutti noi, e quindi più riguarda noi, più siamo in grado di comprendere come viene messa in campo dagli adolescenti. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, volevo salutare gli iscritti che sono anche nell'altra sala, oltre a quest'aula c'è una sala piena in sala Viglione, siamo 140 oggi, oltre a coloro che stanno seguendo in streaming. Passo la parola ora al mio comoderatore Andrea Cane, vicepresidente della Commissione Sanità. Sì, grazie Presidente, grazie anche Presidente Marenco per il suo intervento. Proseguiamo quindi la parte degli interventi a tema, in questo caso si parlerà delle fattispecie penali riconducibili al fenomeno del cyberbullismo, ovvero essere adulti nell'era digitale e misure regionali di prevenzione e di contrasto a supporto dei docenti e degli insegnanti. E interviene in questo caso l'avvocato Mauro Annetrini, che saluto e ringrazio per la partecipazione. Se ha delle slide... Ok. Ora chiedi ai relatori. Sì, avvicinatevi pure. Adesso saranno cambiati. Un minuto che cambiamo i cavalieri nelle postazioni e poi ripresentiamo l'inizio degli interventi. Grazie. Un minuto, rimanete seduti. Tra l'altro aggiungo che chi avesse delle slide, la postazione è quella in alto a destra, al fondo. Poi alla fine di questo convegno alcune informazioni organizzative, ci sarà alle 12.30 la valutazione formativa tramite domande e risposte, e poi alle 13 concluderemo il convegno. Quindi ora chiedo all'autoressa Perino, all'avvocato Lanzo e all'avvocato Annetrini, stanno mettendo tutti i cavalieri, alla professoressa Torre Gallina, al vicepresidente Rossi e se non sbaglio al garante Ilenia Serra di avvicinarsi, ed Elena Ferrara, senatrice, promotrice della... Sì, prego Elena Ferrara di avvicinarsi nella sua postazione, prendete tutti posto laddove ora troverete il vostro nome.
Bene, cedo quindi la parola all'avvocato Mauro Anetrini. Intanto buongiorno a tutti. Quando mi è stato chiesto di intervenire a questo convegno e ho visto l'ordine degli interventi, mi sono posto immediatamente una domanda, perché la specificità della materia della quale io mi occupo è inevitabilmente residuale rispetto a tutti i temi ben più pregnanti e probabilmente molto più importanti per gli scopi che la legge intende perseguire, e quindi mi sono detto, il diritto penale interviene a cose fatte. Partirei da questa constatazione per mettere immediatamente in rilievo come l'approccio che lo studioso di diritto penale ha nei confronti di una materia che potrebbe apparire complicata come quella di cui ci stiamo occupando, non differisce in alcun modo dal modo di affrontare i temi che quotidianamente il penalista si trova ad incrociare sulla propria strada. Il cyberbullismo è una modalità di estrinsecazione di atteggiamenti violenti, prevaricatori, discriminatori, che differisce dai comportamenti abituali, quelli che siamo quotidianamente in condizione di assistere quando ci troviamo sulla strada, se non per le modalità con cui vengono realizzate queste condotte, ma soprattutto per il mezzo utilizzato dalla persona che commette l'illecito. Quindi, al di là di alcune connotazioni specifiche che riguardano i reati che possono essere commessi soltanto attraverso lo strumento informatico, le condotte che cercherò di portare in sintesi alla vostra attenzione sono esattamente quelle che nella quotidianità del mondo reale e non nel metaverso del web possono essere realizzate. Piuttosto c'è da fare una considerazione che forse sarebbe più interessante ascoltare da esperti di altre materie, perché riguarda essenzialmente la tipologia dei soggetti e le occasioni che si prestano alla realizzazione di questi fatti. Noi siamo soliti, e in questo caso lo facciamo in modo specifico, pensare al cyberbullismo come a una manifestazione di condotte di prevaricazione, illecite, che sono realizzate quasi esclusivamente in ambito minorile o comunque nella fascia di età delle persone che possiamo considerare giovani. Nella realtà così non è. Il cyberbullismo, così come dicono i dati giudiziari, è un fenomeno che riguarda tutte le fasce di età, probabilmente più accentuato nella popolazione più giovane, ma evidentemente è un fenomeno che riguarda tutti coloro che si occupano, che vivono all'interno di questa società. E d'altro canto il web altro non è che, dal punto di vista virtuale, il riflesso della società nella quale noi quotidianamente viviamo. Quindi nessuna selezione, nessuna esclusione, nessuna limitazione può essere fatta nella definizione di un fenomeno i cui profili, quelli che riguardano il diritto penale, investono l'intera popolazione e non soltanto una fascia di essa. Il fatto poi che il nostro legislatore nel 2017 abbia deciso di intervenire in modo specifico a tutela della fascia più giovane della popolazione nasce non già dal fatto che questo fenomeno, come dicevo, riguardi prevalentemente la gioventù, ma dal fatto che nei confronti della gioventù è possibile attuare una serie di interventi che nascono da una serie di presupposti giuridici che devono essere tenuti in considerazione. Primo è il dovere di vigilanza che genitori, insegnanti e comunque coloro ai cui il minore, il giovane è affidato, devono esercitare per impedire che certe condotte si verifichino. Il secondo è che nei confronti di queste persone di età più giovane è possibile e anzi
è diventato doveroso attuare una serie di interventi di carattere educativo che viceversa nei confronti di coloro che appartengono alla fascia adulta della popolazione sono assolutamente irrealizzabili. Detto questo, però, le condotte sono le medesime e si estrinsecano in alcune direzioni. C'è una catalogazione fatta con dei meravigliosi termini inglesi che cercherò di riassumervi, ma sostanzialmente il tema può essere riassunto in sintesi in questi termini. Le condotte hanno una manifestazione violenta. La prima categoria è quella della violenza che va dalla semplice violenza verbale, il delitto di ingiuria non è più sanzionato dal nostro sistema, è diventato un illecito civile, alla vera e propria istigazione al suicidio. C'è una fascia di fattispecie, tutte quelle previste dal codice penale, che sono già sufficienti a garantire una tutela da parte dell'ordinamento nei confronti delle vittime, che abbraccia tutte le condotte che nella loro definizione sono caratterizzate come violente, e si va da una violenza finalizzata alla mera denigrazione del soggetto, alla distruzione della sua immagine, ad una vera e propria forma di violenza che raggiunge anche degli scopi diversi. Non è un caso che molti tra i fascicoli di cui si occupano le procure della Repubblica siano intestati al delitto di estorsione, perché il web, che è uno strumento, un luogo nel quale ci si può muovere così come nella vita reale, consente di esercitare pressioni nei confronti delle persone costringendole a fare o ad omettere qualcosa e quindi anche a versare del denaro o a compiere delle condotte che diversamente non sarebbero state compiute. Come dicevo, non c'è differenza alcuna tra la vita reale e quella che si svolge quotidianamente nel metaverso. Le seconde, che sono condotte più pericolose ancora, sono quelle di carattere discriminatorio. Qui, indipendentemente dalle valutazioni che possono fare coloro che sono esperti in materia di psicologia, la caratterizzazione di questo tipo di aggressione è determinato dalla esaltazione, quasi un'enfatizzazione portata alle estreme conseguenze, di una vera o presunta diversità della persona a cui è destinato l'attacco, l'oggetto dell'attacco, che va dalla semplice diffamazione, la denigrazione di fronte alla popolazione che frequenta il web, che siano delle semplici chat, che siano dei social o qualunque altro strumento, alla vera e propria discriminazione basata sul pregiudizio sessuale, razziale e anche politico. In materia di politica si parla dei cosiddetti leoni da tastiera, quelli che poi aggrediscono gli altri sulla base di un pregiudizio dato dall'avversione ideologica, ma anche sportivo, se vogliamo davvero ricondurre a un minimo comune denominatore questa tipologia di condotte. Il fatto discriminatorio in sé però raccoglie e condensa tutte queste finalità che sono orientate alla distruzione dell'avversario attraverso la demolizione della sua immagine, l'annichilimento della sua identità, che a volte viene anche sostituita. E qui il terzo capitolo, per ordine di grandezza, è quello che è dedicato a quelle fattispecie che possono essere realizzate, direi, esclusivamente attraverso lo strumento informatico e che il codice penale, nell'arco del tempo, ha introdotto in quanto nuove realtà di carattere giuridico che nascono dall'esistenza di uno strumento che è il web, che quando fu emanato il codice non era neanche nella fantasia del creatore. E attraverso queste condotte che noi quotidianamente troviamo soprattutto nel mondo economico, coloro che clonano le carte di credito, che accedono al conto e lo svuotano, in questo caso la
quale che sia la finalità della condotta che viene realizzata dal responsabile, noi siamo in presenza di persone che tendono a sostituirsi in qualche caso alla vittima e in qualche altro caso si introducono abusivamente nel suo sistema informatico per realizzare o, come dicevo, degli atti illeciti che hanno contenuto e finalità economiche o altri atti illeciti che sono costituiti dalla sottrazione, dal furto dei documenti, fotografie che poi vengono divulgati in rete per realizzare gli scopi che questa persona evidentemente persegue, o le cosiddette fotografie che hanno un contenuto più o meno esplicito che ha attinenza con la vita sessuale delle persone, ma non soltanto questi, anche conversazioni private che evidentemente dovrebbero essere destinate a restare tali, ma una volta divulgate provocano delle conseguenze negative perché portano a conoscenza della popolazione che frequenta il web, la rete, delle notizie altrimenti destinate ad essere riservate, e quindi realizzano insomma una serie di danni che più o meno rilevanti che siano, comunque mettono in una condizione di difficoltà il destinatario delle condotte. E poi ci sono un'ultima sottocategoria che purtroppo diventa sempre più consistente dal punto di vista numerico, è quella che ha finalità di ostentazione. Credo che tutti abbiano letto sui giornali come a volte i ragazzi inscenano delle vere e proprie aggressioni nei confronti di qualcuno, occupandosi però, cautelandosi di filmarle per poi divulgarle sulla rete per dare una manifestazione di forza e quindi esaltare la propria capacità di prevaricare gli altri, o per distruggere, per denigrare ulteriormente la povera vittima che viene descritta come succube, come una persona destinata ad essere sopraffatta dagli altri e quindi messa alla berlina, così come si dice sulla rete. Ecco, questo è un fenomeno che purtroppo ha acquisito delle dimensioni allarmanti e che spesso finisce sui tavoli dei pubblici ministeri. Diceva prima l'avvocato Strata che i genitori a volte restano sorpresi, a volte restano sorpresi gli insegnanti. Ora, sorpresi o no che siano, la domanda che dovrebbero porsi, io parlo da giurista, poi magari gli psicologi sono in condizione di dare risposte molto più appropriate al fenomeno, è quella che si fonda su una corretta lettura di una norma del Codice Civile, l'articolo 2059, perché dovrebbero chiedersi se tutto ciò che hanno fatto in precedenza per evitare che il ragazzo o la figlia commettesse uno di quei reati, pubblicasse ad esempio le foto di un compagno di classe in abiti discinti o una vera e propria aggressione nei confronti degli insegnanti, ecco, dovrebbero chiedersi se il sistema educativo che hanno attuato era davvero sufficiente a garantire che questo non capitasse, e ancora di più se hanno esercitato quella doverosa vigilanza che, senza rappresentare una vera e propria compressione dei diritti costituzionali di cui sono intestatari anche i minori, evitasse quantomeno l'occasione che certi fatti si verificassero. E qui interviene la legge 71 del 2017, che cerca di creare un impianto educativo volto a prevenire, a scongiurare, verrebbe quasi da dire, che certi fatti possano accadere attraverso la predisposizione, soprattutto nell'ambito della scuola, di una serie di sistemi educativi, di modalità di intervento, di principi formativi che dovrebbero in qualche misura dissuadere i giovani dall'intraprendere certe iniziative e per altro verso rappresentare anche un freno
alla realizzazione di queste condotte illecite. La legge, secondo me, molto opportunamente mutua da un altro provvedimento normativo del 2009 anche un principio di prevenzione specifica, questa molto vicino al diritto penale, che è costituita dall'ammonimento. Ora, detta in termini molto semplici e in due parole, le persone possono essere perseguitate attraverso condotte nella vita reale, cioè tutti i giorni io vengo sotto casa tua e sto lì ad aspettarti creando in te uno stato d'ansia, questo si chiama stalking, oppure attraverso l'uso dello strumento informatico possono verificarsi con una persecuzione, un incessante invio di messaggi, una intrusione attraverso il sistema delle mail, una vera e propria persecuzione che genera una comprensibile apprensione nel destinatario di queste forme di comunicazione che null'altro sono che l'espressione della intenzione di mettere in condizione di difficoltà e di creare uno stato di sudditanza. Ecco, così come è previsto dalla legge sullo stalking, che prima di addivenire alla vera e propria querela si può chiedere al questore l'ammonimento, la legge 71 ha previsto, proprio nell'ambito molto più esteso del cyberbullismo, che si possano attuare delle manovre di carattere preventivo attraverso il sistema dell'ammonimento che è realizzato nello stesso modo. È ovvio che, essendo orientato soprattutto nei confronti dei minori, la preoccupazione del legislatore, come d'altro canto è giusto che sia, finalizzata alla prevenzione e alla protezione del minore, anche di colui che è responsabile di queste condotte, per cercare di attuare attraverso interventi di carattere preventivo, precauzionale, vorrei dire, una forma di dissuasione che, affiancandosi a tutti quei principi di carattere educativo, a quegli interventi da realizzarsi nell'ambito della formazione scolastica e non solo, possa in qualche misura allontanarlo da quella deriva che aveva intrapreso con le sue condotte. Però è chiaro che al fondo di tutto resta il codice penale. E il codice penale non dà risposte a questo problema. Il codice penale è quel codice che, si dice da sempre, si applica soltanto nelle aule di giustizia. Non c'è altra risposta. Ecco, io vorrei sfatare un po' una sorta di mito, che è un falso mito, di cui ho sentito spesso parlare in questi 40 anni di professione. Nessuno pensi che il codice penale serve a qualcosa. Sul piano sociale tutte le finalità di carattere preventivo, sia individuale sia che generale, attraverso l'effetto intimidatorio della pena, sono destinate, come la realtà dimostra, il più delle volte a restare lettera vuota. Non è certo la paura delle conseguenze che scoraggia le persone dal commettere dei reati, diversamente non ci sarebbero omicidi, non ci sarebbero rapine e nessuno commetterebbe reati. La verità è che il codice penale serve nelle aule di giustizia e nelle aule di giustizia si giudicano fatti che sono già avvenuti. Quindi le risposte che chi è studioso del diritto penale come me può dare a un tema come quello del cyberbullismo è: vediamo quanto costa il guaio che hai combinato. E cioè, non è la sentenza che avrà effetti educativi nei confronti del minore, dei suoi familiari, del sistema educativo, è la sentenza comunque, questo credo debba essere anche sottolineato, non ripara in alcun modo ai vizi di un sistema educativo, familiare o scolastico che possono avere in qualche misura favorito, agevolato o comunque solo consentito il fatto illecito di cui si discute. Nell'ambito di un giudizio penale le uniche cose che contano sono le prove che si producono e il risultato finale,
che non è mai una esortazione a comportarsi bene nel futuro, ma è sempre, quando non si tratta di sentenza di assoluzione, l'irrogazione di una sanzione ad una pena pecuniaria o, il più delle volte, detentiva. E la casistica dimostra che il proliferare di fascicoli che riguardano il fenomeno di cui ci stiamo occupando oscilla pericolosamente verso l'alto, verso la fascia alta dei reati del codice penale, perché ho parlato prima di estorsione, reato che è punito con una pena fino a 10 anni, si è aggravato anche fino a 20, ma ci sono tutte quelle condotte discriminatorie che oggi il nostro legislatore, secondo me giustamente, stigmatizza con irrogazioni di pene significative che non consentono in molti casi la concessione della sospensione condizionale. Quindi noi non possiamo dare risposte, credo che le parole che sentite da me le sentireste da un pubblico ministero, da un giudice, da chiunque si occupi della materia secondo questa prospettiva, perché il codice penale non è il codice dell'educazione delle persone, è il codice della punizione, è il punto di riferimento che dice quando si supera una certa soglia i rischi che si corrono sono questi e le conseguenze sono quelle previste dalla legge. Credo invece che in questo caso il dovere di tutti sia quello di stare ad ascoltare gli esperti di altre materie, quelli che dicono come si previene nel mondo giovanile e anche nel mondo degli adulti, perché gli adulti non sono mica da meno, si scannano sulla rete per ragioni politiche, sportive, religiose, non meno dei ragazzi, i quali lo fanno nell'ambito a volte di una strategia di gruppo che determina purtroppo l'aggravamento della sanzione, perché quando i reati sono commessi in concorso con altri a volte possono determinare anche conseguenze molto più sgradevoli. Quindi il mio intervento finisce qui, ecco, il codice penale non risente del cyberbullismo, forse per risolverlo devono essere cercate altre strade e altre soluzioni, però il codice penale serve a dare una risposta anche seria al cyberbullismo, mettendo chi si rende responsabile di condotte molto gravi in condizione di non nuocere più. Sì, grazie avvocato, adesso passiamo ai diritti di tutela dei minori su internet contenuti nella legge 71 del 2017. Ricordo che la legge del 71 del 29 maggio del 2017 è il primo strumento di legge che ha definito e affrontato questo problema. Mi preme a fronte di ciò evidenziare soprattutto un concetto contenuto in questa frase che evidenzia il fatto che ciascun minore ultra 14enne vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito del social un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in rete. Ecco, per sviluppare questo tema cedo ora la parola ad Elena Ferrara, che è senatrice, promotrice, prima firmataria appunto della legge 71 del 2017. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e davvero anch'io mi associo ai ringraziamenti al Presidente Allasia e al Consiglio regionale, perché è un'occasione molto importante per noi oggi, anche per, abbiamo avuto così, diciamo, la testimonianza della disponibilità, no? decisore politico a continuare ad approfondire questo argomento e anche a produrre ulteriori strategie, no? Per affrontarlo. Quindi oggi siamo qui perché davvero siamo tutti chiamati ad una riflessione in tal senso. Io vi parlo della legge 71, che è una legge che ha compiuto i 5 anni, è entrata in vigore il 18 giugno del 2017, quindi da poco ha compiuto i 5 anni, ma ha già 5 anni, quindi penso che molti la conoscano. Il taglio che voglio dare è quello che è stato un po' quello che ha ispirato me
in quel momento appunto senatrice e partecipe componente della Commissione diritti umani in Senato, e credo di ancora oggi di poter diciamo trasmettere a voi l'approccio col quale io ho considerato questo fenomeno così complesso, come abbiamo già visto, no? Che non può essere in una legge un approccio olistico, però ha voluto cercare di tradurlo in una norma. Per questo forse la norma si fa ancora fatica a tradurla, diciamo posso trovare giustificazione nel fatto che ad una complessità si faccia anche diciamo fatica a rispondere con strategie complesse, però la strada è questa ed è quella che stiamo seguendo, quindi anche la Regione Piemonte, ringrazio diciamo la legge 2 del 2018, che presente il suo promotore, il consigliere Domenico Rossi, perché si è inserita in quella strada richiamando anche nelle premesse quelli che sono le nostre, i documenti importanti dei diritti, no, dell'uomo. Cosa dicono i ragazzi? Che cos'è il cyberbullismo? Secondo loro è una delle forme più gravi di violazione dei diritti in rete. Ecco, questo guardate, è importante che noi ascoltiamo i ragazzi, questi sono i ragazzi della consulta della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza a Roma, e quindi per loro che vivono questo mondo non come un mondo a parte, diverso, separato, no, è il loro mondo, e noi abbiamo scelto tre termini, quello, no, di salute, per il convegno di questa mattina, no? abbiamo scelto una chiave di lettura che è quella di carattere olistico, selezionando poi alcune parole che all'interno anche della governance regionale possono avere un particolare significato, però per loro è tutto, cioè loro, lì c'è la loro vita, lì c'è la loro crescita di coscienza, di cittadinanza, di consapevolezza, e in questo noi li stiamo aiutando probabilmente molto poco e ci siamo mossi un po' in ritardo. Quando nel 2013 Carolina Picchio, il caso da cui io sono partita purtroppo, si è tolta la vita, diciamo i documenti che io potevo in quel momento avere come punti di riferimento non erano molti, c'era una convenzione infanzia e adolescenza del 1989 che è ancora il nostro faro, lo dico guardando la garante, però naturalmente non parla, no, specificamente di web, e non affronta sì certo il tema dei media, ma non affronta un tema che è di media orizzontali, no, dove ognuno può diventare produttore, no, di contenuti che possono andare in tutto il mondo in un batter d'occhio. Poi c'era un codice della privacy che non parlava di tutela dei minori nello specifico, quindi certo non che i garanti della privacy, della protezione dei dati personali non avessero chiaro, no, che per i minori ci fossero delle tutele rafforzate, però non erano state indicate nel modo preciso. Poi c'era la decisione europea del 2008 che parlava proprio di protezione dei bambini, diciamo delle bambine che usano internet e altre tecnologie, e su quello si è programmato in Europa un tavolo molto articolato che ha generato per esempio da noi Generazioni Connesse. Chi è insegnante, chi ha a che fare con le scuole conosce bene questa piattaforma, perché è molto indirizzata anche ai genitori, anche al mondo degli adulti, e spesso comunque fa formazione. Quindi dal 2012 il Safer Internet Day, che anche questo adesso è molto conosciuto, e al Ministero dell'Istruzione il Safer Internet Center, che è un advisory board dove sono presenti tantissimi soggetti, quindi è un'idea di cabina di regia per il Ministero dell'Istruzione. Poi c'era in quel momento, dal 2016, quindi lungo il percorso, l'iter della norma, è stato adottato il nostro nuovo regolamento, nuovo regolamento della privacy, che è stato poi entrato in vigore il 25 maggio 2018, quindi dopo che la legge è stata approvata, con un decreto legislativo specifico, il 101, che ha per esempio spostato l'età dei ragazzi per l'accesso, per il consenso al trattamento dei dati personali, da 16 anni, quello era il paletto europeo, l'asticella a 14 anni, importante per noi, anche per il nostro ordinamento, anche per quello che si stava dicendo prima, perché non siamo ancora entrati nel merito del fatto che i ragazzi comunque sotto i 14 anni non sono imputabili, dai 14 ai 18 siano semi imputabilità, quindi
stiamo parlando di questi soggetti, quindi a me non interessa fare un discorso accademico alla scuola di pensiero se il cyberbullismo può essere fatto dagli adulti o meno, in questo momento non mi interessa, a me interessa che su quella fascia d'età comunque noi riusciamo a intervenire nel modo corretto, poi diciamo ci sono altri magari contesti in cui si ha anche più tempo per entrare in certi meriti. Quindi io vi parlavo di Carolina Picchio, nel frattempo diciamo non solo il GDPR quindi ha fatto il suo percorso dal 2016 in avanti, ma anche il Tribunale per i minorenni di Torino ha fatto il suo percorso sul caso di Carolina Picchio, che sapete che ha portato all'estinzione dei reati, ma c'erano dei capi di imputazione molto chiari nei confronti dei ragazzi che l'avevano portata al suicidio. Quindi giustamente prima si parlava di un... Diciamo di condotte che vanno insomma da condotte non di reato, quindi una semplici pressioni che non sono reato, o l'esclusione che non è un reato ma per il ragazzo è fonte di grande sofferenza per la vittima, a addirittura morte come conseguenza di altro reato, come conseguenza non voluta di altro reato, per esempio in quel caso era un capo di imputazione. La sentenza però poi è arrivata più tardi, nel 2019. E che cosa è successo però nel frattempo, quindi non vi parlo solo di quello che c'era nel 2013, ma di quello che è successo e oggi abbiamo a disposizione, e partendo dal commento generale numero 25 alla Convenzione Internazionale Infanzia e Adolescenza, quindi finalmente sono arrivate queste rimodulazioni dei diritti dei minori nell'ambiente digitale, ma quando sono arrivate? A febbraio del 2021, la traduzione italiana è stata divulgata dalla Garante, dall'UNICEF a febbraio del 2022, quindi scusatemi, un po' tardi. Un po' tardi perché non possiamo nasconderci che questi problemi sono esplosi con le piattaforme social, quindi comunque diciamo da almeno 13-14 anni e sicuramente se la decisione europea è del 2008 e parla esattamente di questo, si ne aveva una percezione e sicuramente se qualcuno che sia in ambito accademico che in ambito diciamo in ambiti sociali o dell'istruzione si è comunque già mosso, no? Ma non c'è stata un'azione diciamo capillare, condivisa da tutti, anche con un orientamento preciso, che è quello anche di capire che cos'è questo fenomeno, cioè di avere, io non ne parlerò perché so che comunque c'è chi è più bravo di me, ma di avere una situazione di contesto, cioè questi ragazzi, noi non possiamo limitarci a considerare il bullo e la vittima, anche perché guardate, non è vero che la vittima è la persona sempre più fragile di tutti, non è così, come avviene peraltro nello stalking di genere. E non è vero che la vittima di solito le prende e basta, cioè diciamo che la metà delle vittime, circa la metà delle vittime, agisce anche delle condotte di bullismo, nel cyberbullismo. E questo ne fa un fenomeno completamente diverso dal fenomeno del bullismo tradizionale, dove davvero forse erano più stigmatizzati, senza forse, questi ruoli. E qui il contesto è molto più importante, perché chi guarda, chi vede, chi sostiene, chi gira la faccia dall'altra parte, è un numero abnorme rispetto a quelli che potevano essere invece gli astanti di quel momento. E poi si è parlato dell'ostensione, cioè del fatto che ci sia la spettacolarizzazione, no? Di questi eventi. Certo che glieli abbiamo indotti noi questi comportamenti, cioè su questo è chiaro che sono emulativi molto spesso, però le dinamiche sono dinamiche adolescenziali e noi che siamo degli operatori, io sono un insegnante, insomma dovremmo anche conoscerle. Poi le linee guida per rispettare, proteggere e soddisfare, i diritti dei minori, queste sono europee e risalgono al 2018. E in qualche modo l'Italia ha partecipato anche con la sua legge, che è stata la prima legge europea, a individuare queste strategie, queste linee guida, e poi abbiamo la strategia europea sui diritti dei minori e garanzia europea per l'infanzia del 21-24, che ha uno specifico capitolo sugli aspetti di cittadinanza digitale. Poi abbiamo dalla legge europea, che per noi è diventato un decreto legislativo, nel 2021 il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che entra nel merito di tutele nei confronti dei minori, di media che guarda adesso sono considerati anche i social network, giusto? No? Poi qualcuno che è più tecnico di me entrerà magari anche in questi termini, ma si parla molto più precisamente, come d'altra parte anche nel regolamento della protezione dei dati personali, quello attuale, di tutela dei minori, finalmente. Quindi abbiamo
anche in prospettiva quello che sta facendo l'Europa è molto più attento agli aspetti di protezione, perché i minori hanno un diritto di tutele rafforzate anche nel digitale, io direi soprattutto nel digitale. E che cosa vuol dire? Adesso io tutte le altre slide le farò molto velocemente, poi tanto le potrete vedere con calma. Da una parte a sinistra c'è il commento generale dell'ONU, quindi internazionale, perché il cyberbullismo, non lo so dire, è un tema di carattere globale, è un fenomeno, è anche purtroppo un fenomeno penoso di carattere globale, e quindi sulla destra invece che cosa aveva fatto già 5 anni fa la legge 71 in questo orientamento, non perché non si possa cambiare una legge, ma prima dobbiamo conoscerla, capirla, attuarla e poi magari la cambiamo se c'è qualcosa da cambiare. Questo lo dico in termini generali ai decisori politici, ed io non lo sono più. Che cosa dice? Dice che l'importante è che i ragazzi acquisiscano la consapevolezza dei propri diritti in rete, perché l'inclusione digitale potrebbe anche, se non avviene nel modo corretto, può aumentare le disuguaglianze e può aumentare la riduzione, la contrazione dei, cioè, quindi può contrarre i diritti piuttosto che darne di più. Non era certo il pensiero di Stefano Rodotà, no? Che diceva avremo la rete, potremo fare grandi cose, anche le nostre democrazie potranno crescere. Vediamo, certo, sì, se lavoriamo bene, perché se lavoriamo male e non abbiamo presenti quelli che sono stati già definiti come temi riguardanti la non discriminazione, che è uno dei principi fondamentali del commento numero 25, l'antidiscriminazione, ecco, noi avremo, a partire per esempio dal fatto che non tutti hanno accesso alla rete. La legge 71 dice dobbiamo fare con tutti questo tipo di attività, anche la legge 107 di cosiddetta della buona scuola già aveva aperto la strada in quel senso. Che cosa sono interessanti? Le competenze chiave, le 8 competenze chiave dell'Europa che sono state rimodulate nel 2018, già presenti nel 2006, quando parlano di diritti di cittadinanza digitale, quindi di competenze di cittadinanza digitale e non solo tecnologica, perché anche qualcosa che si è detto prima era sì, il coding va bene, ma anche quando noi facciamo dei ragazzi più bravi a usare la tecnologia, non è detto che sul piano etico abbiamo fatto dei passi avanti. Quello lo dobbiamo fare proprio come cittadinanza digitale. Infatti la legge 92, quella sull'educazione civica, interviene specificamente su questo, meno male. Già però la legge 71 aveva detto che andava fatto così, in tutti gli ordini di scuola, diritti e doveri di cittadinanza digitale, educazione all'affettività, alla legalità. E non da soli, non lasciando la scuola da sola. Il tema è quello della violenza, l'abbiamo trattato, a me sembra molto importante che la violenza in questo caso, nella Convenzione internazionale, non si parla di violenza tra pari. Qui purtroppo invece stiamo parlando di violenza tra pari come fenomeno psicosociale molto importante, impattante. Dobbiamo anche lì conoscere i numeri, però dopo qualche numero lo avremo anche rispetto alla nostra regione, dove il ragazzino o la ragazzina vengono colpiti proprio nell'ambiente in cui loro cercano di inserirsi, in cui loro cercano l'inclusione. Questo succede spesso, cioè gli abusi sui minori spesso avvengono in ambienti di fiducia, no? Lo sappiamo, da parte di adulti, ma succede quasi esclusivamente per quanto riguarda il cyberbullismo, ed è per loro un punto importantissimo, perché quando si parla appunto di socialità, no? Quindi socialità e legalità, qui c'è dentro tutto, c'è dentro veramente il grande dolore di una persona che si sente messa ai margini, colpita fortemente nella sua reputazione digitale. Ed è lì che loro invece vogliono stare, no? Quindi questo può produrre comportamenti attualesionisti, suicidi, eccetera. Dobbiamo lavorare in prevenzione, certo, non possiamo aspettare di andare nelle aule e neanche negli obitori, immagino. Quindi la legge dice lavoriamo in prevenzione e dà una definizione di cyberbullismo. A me sembra importante che sul bullismo anche, no, si faccia una riflessione, ma perché solo cyberbullismo? Ci sono stati 3 punti sui quali io non ho rinunciato, cioè uno che si parlasse solo di minori, uno che si affrontasse la nuova frontiera del cyberbullismo, perché ormai, se posso dire quello che penso io, il bullismo è un sottoinsieme del cyberbullismo, diciamo, è chiaro, la matrice è la stessa, no? Però sì, proprio quell'ostentazione che si diceva prima, cioè creo una situazione anche minima di violenza che però poi diventa iperbolicamente virale nella società digitale, no?
e poi una legge di diritto mite partecipativo e non sanzionatorio. Perché abbiamo visto, gli aspetti sanzionatori ci sono già e abbiamo anche ascoltato che cosa è stato detto, cioè che di fatto non sono quelli che determineranno il cambiamento lo determiniamo attraverso i percorsi che di cui stiamo parlando questa mattina, che sono i percorsi di prevenzione, e sicuramente allora non ci interessa creare un reato di bullismo, di cyberbullismo, ma sempre meglio capire. E nel bullismo avevamo già più frecce al nostro arco, nel bullismo informatico ogni giorno ce n'è una, diciamo, quindi dobbiamo rincorrere la tecnologia che inventiamo noi da adulti per adulti. Poi è vero che gli adulti si fanno spadacciano sulla rete, che utilizzano la rete anche con scopi criminali, certo, cioè, però non, diciamo che non è stato il primo dei pensieri degli adulti che ci sarebbero stati così tanti bambini sulla rete. E anche qui bisognerebbe porsi il problema del limite minimo in cui, no, l'Europa dice 13 anni per i social media, ma i ragazzi lo sanno, i ragazzi lo sanno, le loro famiglie no, quindi bisogna lavorare in questo senso. C'è una legge che vuole cambiare la legge 71, io naturalmente, come vi ho detto, tutto può essere migliorato, però sarebbe molto sbagliato l'approccio, è molto sbagliato l'approccio con il quale invece si vuole cambiare la legge 71, che è sanzionatorio e secondo me non coglie il punto. Che cos'è importante? Ho citato anche l'agenda 2030, la qualità dell'istruzione, quindi il lavoro che dobbiamo fare, un lavoro insieme anche all'università, perché e la legge 71 parla di linee di orientamento, del referente per ogni istituto, del sistema di governance anche a livello nazionale, della rete con i servizi territoriali e degli uffici scolastici regionali, dove io comunque ho avuto opportunità nella mia fine carriera di poter lavorare con quello per il Piemonte, che fa molto, può fare molto, no? Insieme in rete anche con e che deve essere necessariamente un interlocutore rispetto alla rete di governance regionale. Diciamo che anche la formazione dei docenti, quindi piattaforma Elisa, che penso abbia avuto il vantaggio di creare un linguaggio in tutta Italia, un linguaggio uniforme, quindi tutti gli insegnanti, i dirigenti, un corso anche per i dirigenti è stato importante per le loro responsabilità anche in organizzando, non solo in educando o in vigilando. Quindi la scuola che si attiva per gestire le segnalazioni quando arriviamo, appunto, a coglierle subito, il prima possibile, in prevenzione, e poi la rete come elemento fondamentale, perché non possiamo pensare di lasciare sola la scuola, quando i problemi sono anche spesso più gravi. Il coordinamento, quindi, a livello territoriale, locale, nei singoli territori, è importante. Guardate, diciamo, il Piemonte USR si è dotato di un osservatorio già nel 2011 per la direttiva Fioroni, no, del 2007, che è articolato sui singoli territori, dove ci sono dei protocolli d'intesa tra gli enti. Ma a livello nazionale è stato detto, il piano d'azione integrato purtroppo non c'è. E quello è fondamentale, perché è lì che sanità, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, Ministero degli Affari Sociali lavorano insieme per creare delle linee guida, insieme. E guardate, chiudo perché so che i tempi sono stretti, però guardate che questo è un punto fondamentale e la Regione può sopperire, diciamo, a delle carenze nazionali per le sue competenze, ovviamente, nell'ambito territoriale. Uno dei punti importanti è monitorare, e la legge 71 inserisce anche gli elementi di monitoraggio, e qui avremo una presentazione di un monitoraggio importante. Quindi la Regione Piemonte si sta ponendo a livello nazionale, scusate se ho uno sguardo sul livello nazionale, in un modo davvero di eccellenza. Quindi diciamo, potenzialmente può davvero fare scuola, forse lo sta già facendo, solo che il problema è, attraverso per esempio la conferenza Stato-Regioni, riuscire anche a dire quelle che sono le buone pratiche che vengono attuate nei vari territori nazionali. Ecco, quello che non si è fatto, diciamo, ed è terribile pensarlo, poi qualcuno tornerà sulla tutela dei minori, è quello di fare il codice di coregolamentazione con le aziende digitali che possano tutelare il minore. Il minore vittima ultra 14enne da solo può segnalare un contenuto lesivo per avere la sua cancellazione, e questo purtroppo i ragazzi
non lo sanno, e le loro famiglie, al di sotto, per gli under 14 sono loro che devono farlo, non lo sanno. Questo è un nuovo diritto, un diritto che noi in Italia abbiamo attribuito già ai 14 anni, è un diritto, diciamo, della nuova era digitale. Però bisogna che lo si capisca, che lo si conosca, ecco, che lo si conosca per poterlo agire, sennò facciamo veramente un grande danno, cioè di fare una legge che dà dei diritti esigibili ma che non sono tali, perché non sono conosciuti. E quindi l'istanza di rimozione, ecco, l'istanza di rimozione, quello che è il diritto all'oblio, grande discussione anche per gli adulti, ma usiamolo per i ragazzi, perché lì, al di là delle scuole di pensiero di carattere teorico, lì possiamo ottenerlo di più. E i social network, diciamo, i titolari di trattamento, su quello, ormai sanno che l'Europa è stringente. Quando ci sono dei contenuti lesivi, nocivi nei confronti di un minore, bisogna toglierli, cancellarli. Quindi cerchiamo di lavorare in questo senso. È stato fatto nel 2021 anche per il revenge porn, prendendo proprio spunto dalla legge 71, addirittura il fatto che se il titolare del trattamento non lo fa, lo deve fare il garante della privacy, allo stesso numero di ore per dare questa risposta. Bisogna aspettare del tempo, sì, però magari si risparmia una vita. Allora, su questo io naturalmente do l'indicazione anche agli approfondimenti, alla divulgazione di questo nuovo diritto, non parlo dell'ammonimento perché già vi è stato detto, però è un purtroppo una misura preventiva rispetto al penale che deve essere ulteriormente utilizzata, perché diciamo, non tutti l'hanno interpretata come una misura preventiva importante, invece lo è. Non è semplicemente il verbale, la sgridata da parte del questore, perché i questori hanno fatto delle convenzioni anche con delle azioni col terzo settore per poter poi innescare dei processi di cambiamento nel bullo. Questa legge mette alla pari, sullo stesso piano, il bullo e la vittima. Guardate, sono vittime tutti e due, e sono vittime i loro gruppi, i loro contesti, che diventano violenti, e noi non siamo gestire, che quella violenza ovviamente non è la litigata, ha una matrice diversa che noi dobbiamo riconoscere per primi, noi educatori, eccetera. Quindi dobbiamo permettere, proteggere, dare loro la possibilità di essere i primi, a dare loro una serie di strumenti, come per esempio dei nuovi diritti o degli interventi di buone pratiche, e permettere loro la partecipazione. In questo senso è molto importante, ancora lo dico, la patente di smartphone che si sta facendo qui in Piemonte, i monitoraggi che si stanno facendo, perché sono forme di ascolto del minore. Ecco, per loro in questo documento dicono, e chiudo, ora è più facile difenderci. Effettivamente hanno preso coscienza, tanti peer educator, tanti ragazzi, sono forse più avanti anche dal punto di vista della cittadinanza digitale di quanto noi non pensiamo. Certo, non hanno un grande supporto da parte degli adulti, non continuiamo in questa strada. Non mettiamoli in condizione di non avere fiducia nelle nostre competenze, invece, che noi stiamo maturando tutti insieme. Devono sapere che c'è tutte le professionalità che sono intorno a loro, conoscono questo tema, sanno come affrontarlo, e dobbiamo imparare a non deluderli. Grazie. Grazie per questo intervento estremamente completo e appassionato. Si vede lo spessore della promotrice, la prima firmataria della legge nazionale, mi complimento. Ora diamo la parola all'avvocato Riccardo Lanzo, avvocato esperto in social network, docente della Libera Università del Mediterraneo e nonché presidente della settima commissione e consigliere regionale, che ci parlerà delle policies dei social network a tutela dei minori. A lei la parola, avvocato. Grazie presidente. Ringrazio innanzitutto i colleghi del Consiglio regionale per avermi permesso di partecipare in questo panel di esperti. Io mi occupo, oltre ad essere consigliere regionale di questa legislatura e presidente della Commissione Affari Istituzionali, sono anche un avvocato. Mi occupo da anni di social network, ho fatto diverse pubblicazioni, e questo tipo, diciamo, di interesse nasce soprattutto da quella che è stata la richiesta sempre più
importante da parte di clienti, in particolare il dato, lo racconto sempre, la mia passione sul diritto dei social network nasce da una domanda di una mamma che mi chiedeva in caso di separazione se potesse pubblicare la foto del figlio minore su Facebook. A me la risposta sembrava scontata, invece per scontata non è, nel senso che quando si va a fondo sulla questione, la risposta che danno in maniera univoca giurisprudenza e le convenzioni internazionali è negativa, nel senso che la pubblicazione di foto di minori sui social network dovrebbe essere sempre vietata. E questo è un dato di fatto, dopodiché, come dire, tutti noi, compreso papà Riccardo, cioè sia io con le mie bimbe di 2-5 anni, c'è sempre la voglia, come dire, anche di mostrare le proprie figlie, ma questo per far capire anche che il dato normativo è sempre, come dire, diverso da quello che è il dato fattuale. In un mondo di social network che va a 100.000 all'ora rispetto a quello che è il mondo reale. Di professione mi occupo anche di seguire influencer, quindi persone, operatori a livello nazionale e internazionale. Fatto notorio, lo dico perché, come dire, è scritto sui giornali, che segua sin dall'inizio il più famoso TikToker al mondo, Khaby Lame, sin dalla sua nascita, che ha stravolto il mondo dei social. Un ragazzo di 20 anni che ha 142 milioni di follower e i suoi video sono visti 1 miliardo e 400 milioni di volte in un mese. Ragazzo di 20 anni. E capite bene come il mondo dei social, non c'è soltanto lui chiaramente, ci sono tutta una serie di ragazzi e ragazze che si approcciano in questo mondo e che con milioni di follower diventano operatori e diventano professionisti in questo mondo. È da lì che nasce, come dire, la volontà e la necessità dei social network di regolamentare questo sistema. Perché? Perché fondamentalmente uno dei primi aspetti che devono essere attenzionati è la responsabilità dei social network rispetto a quello che si è pubblicato. Ed è un tema fondamentale perché in molti casi i social network sono stati chiamati in correità per pubblicazioni o post o commenti o storie o video che non sono stati rimossi tempestivamente. E da qui nasce tutta la necessità quindi dei social, a partire da Facebook, Instagram, TikTok. E guardate, quando parlo di Facebook, Instagram e TikTok, non sono la stessa cosa, sono un mondo completamente diverso. Sia per popolazione che li vive, Facebook va in questo momento un po' più diciamo dai 30 anni in su, lo dico in maniera banale ma è così, Instagram e TikTok altro che ultra tredicenni, siamo neanche ultra settenni, nel senso che ci sono bambini che pubblicano costantemente con i profili dei genitori TikTok. Questo perché c'è una volontà, devo dirla, lo vedo tutti i giorni professionalmente, di voler emergere in questo settore. E quando si parla di cyberbullismo, diceva bene la senatrice Ferrara, è un mondo completamente diverso rispetto al bullismo, perché ha dinamiche diverse, ha le dinamiche dei social. Sono di voga, da diverso tempo a questa parte, delle vere e proprie, come dire, chiamate tra bande che organizzano degli scontri diretti e precisi, una data oraria, un dato giorno, in una data piazza, per cosa? Per filmare queste immagini. E perché serve filmare queste immagini? Perché queste immagini creano il cosiddetto hype. Cos'è l'hype? È l'aumento di visualizzazioni. Cioè è un sistema quello dei social, da una parte è assolutamente incredibile per la velocità di trasmissione delle notizie, delle informazioni, e anche per la pluralità di notizie, informazioni, di pensiero che si possa in qualche modo affrontare. Ma dall'altra c'è chiaramente il rovescio della medaglia, che è una propalazione incontrollata di qualsiasi tipo di notizia, video, pubblicazione. E allora, quando tu carichi una storia su Facebook, quando tu carichi un video su YouTube,
La piattaforma, che è considerata dalla normativa europea come un hosting provider, non può fare una verifica ex ante, ma può farla semplicemente ex post. E quindi si è in qualche modo mutuata la normativa recepita dalla direttiva sul commercio elettronico, nella quale il provider, e quindi in questo caso la piattaforma per YouTube Google, per Facebook e Instagram, ad esempio Meta, sono responsabili qualora o sappiano già precedentemente, ma questo è improbabile, che verranno pubblicate delle notizie o delle informazioni o dei video o delle storie illegittime, oppure tempestivamente non si adoperino per rimuoverlo. Da lì nasce quindi l'esigenza di creare una regolamentazione, delle vere e proprie policy che vengono standardizzate, che sono a fondamento e anche a tutela, diciamo, dei social stessi. Io ho estratto proprio dal sito, che è www.facebook.com/safety, che è molto interattivo, è il sito di Facebook, che però di fatto Facebook, essendo di proprietà di Meta, mutua anche per Instagram lo stesso concetto, dove viene canalizzato tutti quelli che sono gli strumenti che Facebook mette a favore di ragazzi, studenti, insegnanti, genitori, anche le stesse, come dire, presunti autori di cyberbullismo, sostanzialmente spiegando cosa bisogna fare e nel caso appunto si sia vittime o addirittura si venga accusati di bullismo. Mi permetto di andare con lo scrolling avanti giusto per farvi vedere. Questo è proprio il PDF che Facebook pubblica, nella quale appunto in questo caso per i ragazzi indica se si è vittima di bullismo, e sul lato destro ci sono gli strumenti e le opzioni di Facebook, quindi ti spiega esattamente cosa fare ad esempio nella segnalazione di un post, di una storia o di un contenuto. Ecco, la cosa importante, vedete ci sono tutti gli esempi, mantieni la calma, parla con qualcuno di cui ti fidi, assicurati di essere al sicuro, non reagire, insomma è una modalità molto 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 colloquiale e che viene ripresa da quella che è il tema dell'accountability sulla privacy, ossia c'è bisogno di un sistema che sia molto immediato, che non riprenda quelle che sono normative tecniche riguardante gli aspetti ad esempio del cyberbullismo. Da ultimo, questo perché viene ripreso un po' come anche tutto il sistema più anglosassone, viene indicata come ultima strada contattare le autorità. Questo perché sostanzialmente Facebook ritiene che ci siano tutti degli strumenti precedenti, quindi la rimozione ad esempio dei commenti, il contattare direttamente la persona che ti ha mandato dei messaggi sgradevoli o che comunque ha pubblicato delle foto nelle quali vieni ritratto, dopodiché si arriva come ultima, diciamo, parte al contattare le autorità. Viene indicato anche nel caso in cui l'amico sia vittima di bullismo, quindi in questo senso una solidarietà da parte della persona che ha conoscenza e che magari il bullizzato, come dire, non ha intenzione in nessun modo di denunciare il fatto, fino alla definizione, appunto, mi hanno definito un bullo, quali sono, come dire, tutti gli atti che puoi mettere in funzione per evitare questo tipo di comportamenti. Collegato a questo semplice prassi che viene indirizzata, indicata da Facebook e Google, c'è tutto un aspetto che molti poco conoscono ma è fondamentale, riguardante le modalità di rimozione e di moderazione che i social fanno per quanto riguarda i nostri commenti e tutte quante le nostre pubblicazioni. In particolare viene utilizzato uno standard che è proprio specificato e indicato dai social come una vera policy organizzativa, dove viene distinta il commento e quella che è la pubblicazione fatta
a danni o di una persona, un personaggio pubblico, e un personaggio considerato privato. Questo perché? Perché principalmente quella che è l'indicazione e la ratio che soggiace a tutti i social network è di assoluta liberalizzazione e libertà di espressione. Quindi il social interviene veramente come estrema ratio. Vogliamo, il motivo può darsi sia anche, come dire, una politica liberale dal quale nascono questi tipi di strumenti, che però ci fa capire che nel momento in cui noi, ad esempio, segnaliamo, cioè la possibilità di segnalare il commento, la storia, il post, e questo non viene rimosso, è perché non corrisponde a quelli che sono gli standard indicati, di cui io vi do, come dire, nota, e poi faccio un'osservazione, perché il tema di distinzione tra personaggio pubblico e privato in questo momento, secondo me, non è così chiara. Appunto, a fondamento della normativa, come la chiama Facebook stessa, Meta stessa, facciamo una distinzione tra personaggi pubblici e privati perché desideriamo consentire il dibattito, che spesso include commenti critici su persone di cui si parla nelle notizie o seguite da un grande pubblico. Quindi già indica secondo il social network quali sono le persone pubbliche, persone di cui si parla nelle notizie o seguite da un grande pubblico. Per quanto riguarda i personaggi pubblichi, rimuoviamo le offese gravi, alcune offese in cui il personaggio pubblico viene taggato direttamente nel post o nel commento. Per gli individui privati, ossia le persone non considerate pubbliche, la protezione che offriamo non si ferma qui, rimuoviamo i contenuti pubblicati con l'intento di denigrare o imbarazzare una persona, tra cui ad esempio dichiarazioni sulle attività sessuali private. Riconosciamo che il bullismo e le intimidazioni possano avere un impatto emotivo maggiore sui minori ed ecco perché le normative forniscono una protezione ancora superiore tra i 13 anni, i 13 e i 18 anni. Ora, quando avviene una classificazione di questo genere, il concetto di personaggio pubblico, ad esempio, è totalmente diverso da quello che è la nostra mentalità, nostra cultura. Per noi il personaggio pubblico può essere un politico, perché diciamo fa vita pubblica, una persona notoria, una celebrity, o quindi una persona che ha talmente una notorietà che viene conosciuta, ad esempio, su tutto l'ambito nazionale. Invece, in questo caso, quando si parla di persona seguita da grande pubblico, anche il ragazzo di 17-18 anni che ha centinaia, migliaia di follower viene indicato come personaggio pubblico, senza sapere che però le fragilità di un ragazzo di 17 anni che viene seguito da un personaggio pubblico sono uguali alle fragilità di un ragazzo o ragazza di 17 anni che pubblico non ne ha. E quindi il fatto, e questo lo dico perché lo vivo quotidianamente, ad esempio sul tema degli haters, è il fatto che quando un social fa una distinzione tra più follower o meno follower, o perché hanno la cosiddetta spunta blu, il verificato, no? Che viene considerata persona che merita, come lo sono ad esempio i personaggi politici, oppure persone effettivamente notorie, Facebook abbassa la soglia di controllo e verifica. E io ritengo, e lo vivo professionalmente tutti i giorni, seguendo centinaia di influencer, che questo sia assolutamente deleterio, perché il fatto di esplodere in un certo momento da 0 a 1 milione di follower perché ad esempio si è compiuta una gestualità particolare, oppure si è fatta una determinata storia che è stata seguita e quant'altro, ti mette al pari di persone che sono notorialmente più conosciute, che magari hanno anche avuto più anni, più esperienza di visibilità e che magari riescono anche a gestire quelle che sono le tensioni derivanti da una forte notorietà. E invece questo non accade. E questo, a mio avviso, dovrebbe essere oggetto veramente di modifica da parte delle policy dei social network, perché al di là del fatto che ritengo che anche, lo dico perché non perché sia persona anche politica, ma non ci dovrebbero essere distinzioni. Però attenzione, anche sulla diffamazione online, le nostre procure delle repubbliche fanno distinzione sulla richiesta di archiviazione. Perché? Perché l'offesa, dobbiamo dirlo, l'offesa fatta a un consigliere comunale o a un onorevole o a un ministro
non ha la stessa, diciamo, incidenza rispetto all'offesa fatta a una persona considerata non pubblica, nel senso che c'è più propensione a richiedere l'archiviazione nei confronti di una diffamazione verso personaggi pubblici, perché? Perché la ratio sarebbe quella, di fatto, data l'asprezza del dibattito e di quello che è il conflitto che sorgono nelle aule politiche, questo, come dire, quello che succede nei social è lo specchio della realtà, e pertanto se il politico si offende reciprocamente con un altro politico è giusto, o come dire, non è punibile il fatto che una persona ti scriva che sei un ladro. Ecco, quindi c'è già, come dire, una propensione in creare distinzioni tra queste due cose, e Facebook, o comunque in generale i social, un po' la riprendono, seppur allargano completamente quelle che sono le maglie, e che ritengo in social, soprattutto così frequentati da ragazzi giovanissimi, dove l'obiettivo è avere sempre più follower, perché quello è l'obiettivo, su Instagram e soprattutto su TikTok. Guardate che ci sono ragazzi e ragazze di 15 e 16 anni che hanno milioni di follower su TikTok, ragazzi e anche ragazze italiane che iniziano anche a lavorare, a collaborare con brand, iniziano, come dire, a fare di quello che è un gioco una vera e propria professione. Il mondo, non è che ve lo sto a dire perché lo sapete bene, però sta cambiando in questo senso. Cioè c'è un'emancipazione anche molto più rapida dei ragazzi, perché vedono la piattaforma social come una possibilità di, come dire, di crescita, di autodeterminazione e di distacco magari dalla famiglia, e con le famiglie stesse che magari incentivano anche questo tipo di percorso, perché oggettivamente è anche un percorso importante. E quindi questo tipo di fatti che man mano si vivono sempre più sui social, creano oggettivamente delle difficoltà. Chiudo lasciandovi, come dire, con una battuta che lo dico perché ormai insomma, è bello ricordarlo. Alla domanda che è stata fatta a Kabilame sugli haters, gli è stato chiesto: ma cosa pensi degli haters? E lui ha risposto che gli haters sono i suoi migliori follower, perché lo seguono in tutto e per tutto, e quindi vedono qualsiasi cosa che fa, lo seguono continuamente. Ecco, io vorrei davvero che i nostri ragazzi e ragazze abbiano così le spalle forti di capire che i social network vadano vissuti in maniera soprattutto serena, in un ambiente protetto. Grazie mille. Sì, grazie avvocato, condivido soprattutto l'ultima frase che non è banale e fa molto riflettere. Adesso passiamo ai risultati di una ricerca pilota denominata Bullismo e Cyberbullismo durante la pandemia, appunto una ricerca fatta sul territorio piemontese a cura di Anna Rosa Favretto, Maria Adelaide Gallina, Stefania Fucci, Tania Parisi e Emanuela Torre. Presenteranno questa ricerca in un intervento congiunto Maria Adelaide Gallina, che è professoressa associata di sociologia generale del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, e Emanuela Maria Teresa Torre, professoressa associata di pedagogia sperimentale del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, entrambe ovviamente dell'Università di Torino. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, a questa ricerca ha partecipato anche Elena Ferrara, in effetti il gruppo di lavoro è un gruppo molto ampio. Ah, devo avvicinarmi, ok, scusate. Appunto ci sono rappresentanti dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale e diverse altre istituzioni. Ecco, questo lavoro si inserisce anche nella prospettiva della New Childhood Studies, che considera appunto i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze come soggetti attivi e competenti, quindi in grado di partecipare alla propria tutela e di sviluppare, di comunicare le proprie opinioni su
sulle questioni che le riguardano, quindi anche in merito appunto ai temi del bullismo e del cyberbullismo. Ecco, questi sono stati gli obiettivi della ricerca. Il primo obiettivo, più di carattere conoscitivo, che ha proprio voluto approfondire le caratteristiche del fenomeno secondo il punto di vista di studenti, studentessi, professori e personale amministrativo. In particolare noi abbiamo cercato di misurare la percezione del fenomeno, quindi la percezione del bullismo e del cyberbullismo in un periodo appunto particolare, prima della pandemia, durante il lockdown e subito appunto dopo la ripresa. Il secondo obiettivo ha voluto offrire i dati raccolti appunto come stimolo per le politiche sociali, anche per la predisposizione partecipata da parte dei ragazzi e delle ragazze in attività di corsi proprio volti a contrastare e a prevenire il fenomeno. E il terzo obiettivo, più di carattere educativo, ha proprio inteso offrire delle occasioni di approfondimento e di riflessioni a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa ricerca e intervento. La ricerca è stata appunto condotta attraverso dei questionari online rivolti a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, e poi grazie appunto ad una piattaforma ad hoc dove sono state raccolte delle attività svolte nei diversi istituti coinvolti. E questo ha permesso appunto di costruire un repertorio di suggerimenti che sono stati poi destinati anche ai soggetti istituzionali proprio per trovare delle proposte per contrastare il fenomeno. Inoltre abbiamo anche condotto delle interviste di gruppo, quindi da un punto di vista metodologico abbiamo cercato di applicare appunto quella che è la triangolazione, quindi utilizzare sia strumenti quantitativi e sia strumenti qualitativi. In tutto sono stati coinvolti 48 istituti delle 8 province piemontesi, in particolare istituti comprensivi, licei scientifici, licei delle scienze umane e altre, in particolare 2 classi per gli istituti comprensivi e 1 classe appunto per gli altri istituti. Per quanto riguarda la numerosità dei campioni, vediamo che gli studenti e le studentesse coinvolte sono stati circa 957, i docenti 297 e 108 appunto i questionari raccolti con il personale ATA. Ecco, adesso veniamo un pochino a vedere quelli che sono stati i risultati della ricerca. Per quanto riguarda appunto la percezione del bullismo e del cyberbullismo, abbiamo lasciato delle domande aperte, quindi abbiamo chiesto appunto ai ragazzi di darci una definizione e poi sono state analizzate quelle che sono state appunto le parole che più sono state utilizzate dai ragazzi, quindi violenza fisica, violenza psicologica, violenza verbale, violenza di gruppo. Per quanto riguarda invece il cyberbullismo, possiamo vedere che l'attenzione è stata portata appunto più sulle questioni che riguardano appunto la presa in giro attraverso i social e i social network. Ecco, dall'analisi appunto delle definizioni emerge proprio come alla base dei comportamenti e degli atteggiamenti posti appunto in essere dai cyberbulli, vi sarebbe appunto la rabbia repressa, problemi anche di carattere personale, familiari, ma anche forme di insicurezza e di invidia. Quindi c'è questo tentativo anche di richiamare l'attenzione su di sé, di sentirsi più forti o superiori rispetto alla vittima. Per quanto riguarda invece la percezione del fenomeno da parte dei docenti, vediamo che secondo il 71% dei docenti coinvolti vi è una forma di bullismo in base soprattutto alle caratteristiche personali dei ragazzi e delle ragazze, anche in base a quella che è l'origine straniera e anche l'orientamento sessuale. Sì, no, ma vado di qua. Per quanto concerne alcuni spunti, no, sui dati che abbiamo raccolto, il report di ricerca è pubblicato sul sito del Corecom, che insieme con la Regione sono stati tra i promotori di questa ricerca, quindi potete eventualmente andare
a consultarlo, abbiamo appunto provato a vedere quale fosse la percezione dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e del personale ATA rispetto al fenomeno. Per farlo abbiamo in qualche modo operazionalizzato il costrutto di bullismo e cyberbullismo, andando a identificare i comportamenti ad essi riconducibili, e abbiamo chiesto ai soggetti del nostro campione di rispondere rispetto a con quale frequenza avevano potuto osservare questo tipo di comportamenti, consapevoli del fatto che una delle caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo è la continuazione nel tempo, quindi andando a considerare come tali quegli atti che effettivamente si ripetevano in maniera continuativa nel tempo. Quello che osserviamo è che da un lato noi abbiamo appunto fatto questa rilevazione chiedendo loro di rispondere rispetto a quanto accadeva prima del lockdown, durante il lockdown e nel primo quadrimestre del 2021, quindi quando sono rientrati a scuola. Cosa osserviamo? Osserviamo che i rispondenti tutti individuano una sorta di rallentamento delle azioni riconducibili al bullismo e al cyberbullismo nel periodo del lockdown, soprattutto per quanto concerne le azioni che avvengono in presenza. Quello che si osserva è che però poi, appena rientrati a scuola, abbiamo di nuovo una crescita di tutti i fenomeni. Sia pure il nostro osservatorio si ferma al primo quadrimestre, non sappiamo cosa sia successo dopo, ma c'è comunque una tendenza di nuovo di crescita del fenomeno. L'altro aspetto interessante che vediamo rappresentato qua è lo sguardo diverso degli studenti e degli insegnanti, che converge soprattutto per quanto concerne gli atti osservati. Su quelli subiti osserviamo una reticenza maggiore probabilmente a dichiararli, su alcuni fenomeni come ad esempio quelli legati alle prese in giro, agli insulti eccetera, meno su aspetti su cui magari l'insegnante non ha un osservatorio privilegiato. Quello che ci interessa in questa sede in particolare è vedere però che cosa si può fare, no? Allora, intanto ci siamo occupati di capire quanto la legge effettivamente fosse conosciuta. Il problema che diceva la senatrice Ferrara è rilevante, la legge c'è, ma chi la conosce e come viene apprezzata? Gli insegnanti affermano di conoscerla abbastanza e ne apprezzano proprio le caratteristiche educative che sono state prima delineate. Per quanto concerne gli studenti e le studentesse, invece, vediamo come per almeno due terzi del campione affermi di non conoscere la legge e, ad esempio, di non sapere qual è l'età a partire dalla quale è possibile rivolgersi all'autorità per poter avere un intervento di supporto rispetto a eventuali accadimenti avvenuti online. L'altro aspetto che abbiamo affrontato sono quelli della partecipazione a progetti di prevenzione e della formazione degli insegnanti del personale ATA. Rispetto ai progetti di prevenzione, metà del campione degli studenti afferma di essere stato coinvolto in qualche progetto, principalmente a scuola. La scuola, l'ufficio scolastico regionale, si dà da fare tantissimo per poter avviare interventi e progetti. Quello che ci piace osservare è che ci sono anche interventi condotti nell'extrascuola, e questo è importante perché probabilmente, parlavamo prima di rete, una rete territoriale di supporto che esca dalla scuola, come il cyberbullismo esce dalla scuola, può essere sicuramente di supporto. Il dato che ci fa riflettere invece è come gli studenti rilevino che la maggior parte degli interventi di prevenzione in cui sono stati coinvolti prevede ancora un ruolo preponderante dell'adulto. Sono meno presenti interventi in cui sono gli studenti stessi che vengono coinvolti appunto come peer educator, come si diceva prima, in attività prevenzione, che fanno parte appunto dell'educazione alla cittadinanza attiva, se vogliamo. Rispetto agli insegnanti, anche qui abbiamo metà del campione che dichiara di aver partecipato a progetti di formazione rispetto a questo fenomeno, molte meno opportunità formative vengono invece dichiarate dal personale tecnico-amministrativo, che però, non dimentichiamolo, è sempre anch'esso in prima linea, soprattutto all'interno delle scuole, nel poter osservare in maniera privilegiata anche quello che accade.
Si parla molto di cyberbullismo, possiamo immaginare che bullismo e cyberbullismo siano lungo un continuum, non possiamo più separarli tanto. La maggior parte, probabilmente, degli interventi formativi in questa direzione si è però focalizzata sul cyberbullismo. Qui vediamo la percezione di competenza dei docenti e vediamo infatti come essi si dichiarino particolarmente competenti, cioè si ritengano sicuri, diciamo, in qualche modo nell'agire qualora si manifestino problemi legati al cyberbullismo. Abbiamo circa un quarto dei docenti intervistati che dichiarano di sentirsi adeguati o molto adeguati in questo senso, mentre rileviamo una scarsissima percezione di competenza rispetto invece alla gestione degli eventi di bullismo che si manifestano però proprio a quel punto all'interno delle scuole. Quindi nel pensare gli interventi formativi forse bisogna capire un po' come distribuire adeguatamente il peso dato ai diversi eventi che si vogliono andare ad affrontare. Grazie mille. Grazie all'Università per questo interessante studio che è importantissimo per tutti gli enti e le istituzioni per le loro attività di programmazione. Darei la parola ora alla dottoressa Giovanna Perino, ricercatrice e coordinatrice della Direzione Funzioni Sanitarie dell'Istituto IRES, l'ente strumentale di ricerca della regione, sul tema stile di vita dei giovani, prevenzione. Grazie. Sì, grazie professor Stecco, grazie al consigliere regionale Cane, anzi vi ringrazio per il coinvolgimento dell'IRES Piemonte in questa iniziativa molto importante. L'argomento è molto importante per il nostro paese e per la nostra regione. Ovviamente, come succede in questi casi, quando si parla dopo altri relatori, si svoltiscono le considerazioni che si dovevano fare. Mi rassicurano da un lato perché non ripeterò quello che è già stato detto e potrò sommergervi di alcuni dati come nello stile IRES, mentre per altri aspetti riduco le premesse a due soli punti con riferimento al tema del bullismo, del cyberbullismo e dei giovani, quindi il tema dei giovani in generale. Il primo aspetto, che in parte è già stato richiamato, è relativo ai determinanti di salute. Quando parliamo di salute, appunto, è stato detto che è necessario adottare un approccio olistico, ormai è noto anche dopo la pandemia l'importanza di un approccio One Health che considera indissolubilmente legate la salute umana, quella animale e quella del nostro ecosistema. Quando parliamo appunto di salute si parla di condizioni differenti ed è importante sottolineare come i determinanti di salute di carattere sanitario incidano per un solo 15% nel determinare la salute della popolazione. Sono i determinanti di salute di carattere non sanitario e quindi le condizioni sociali, economiche, culturali, ambientali che impattano per una misura che varia dal 50 al 60%. Cosa ci dice questo aspetto? Ci dice che appunto che quando si parla di salute occorre guardare al contesto sociale, educativo, ambientale, infrastrutturale nel suo complesso. Ecco l'importanza della multidisciplinarietà che è già stata citata, quindi non solo un approccio clinico, ma anche competenze giuridiche, tecniche, parliamo di rete, parliamo di uso dei social media, anche di competenze nuove che non c'erano perché è cambiato tutto. E quindi anche le discipline dovranno evolvere in questa direzione per far fronte, per essere in grado di garantire di creare una reale salute. Un altro tema che mi sono annotata mentre si parlava e in parte è stato accennato dall'assessore Chiorino è il tema della trasversalità di piani e programmi. Cioè, siamo in pieno PNRR, anzi la programmazione è stata consegnata da poco e dovrà essere avviata una rete di prossimità. Quindi abbiamo la rete di prossimità articolata nelle case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali, abbiamo i piani di prevenzione, a livello regionale declinano quello nazionale. È necessario essere in grado di creare i link necessari tra le azioni dei diversi piani, cioè dobbiamo
smetterla, lo sappiamo, di lavorare per silos, non più solo sociale, non più solo sanitario, e il tema che costituisce l'oggetto di questo convegno ne evidenza sempre più l'importanza. Poi ancora un brevissimo passaggio, e mentre scorrerò poi sulle slide, è relativa ad una considerazione fatta dal presidente dell'Istat, Blangiardo, che ha sottolineato come sono stati i bambini, gli adolescenti, i giovanissimi a pagare il più alto tributo alla pandemia sanitaria che abbiamo attraversato. Ovvio, cioè non sempre così ovvio, non sempre gli adulti hanno gli strumenti che dovrebbero avere, ma certamente i giovanissimi ne hanno meno di quelli che ha chi ha un'esperienza di vita differente. E dice Blangiardo, sono loro a richiedere oggi e negli anni a venire la massima attenzione da parte delle politiche, e in tal senso i dati e i corrispondenti indicatori ce lo dimostrano, e lo andremo a vedere in questa presentazione che ho predisposto ovviamente col gruppo di ricerca con cui lavoro in IRES Piemonte, che è l'area salute e sviluppo del sistema sanitario. E anche questa presentazione verrà lasciata agli atti, per cui scorriamo su alcune slide per stare nei tempi. È una presentazione articolata in quattro parti, un breve focus sul quadro demografico piemontese, alcuni aspetti invece sullo stato di salute e sugli stili di vita dei giovani, che sono stati derivati ovviamente da fonti informative specifiche, vedremo quali sono. Il bullismo e il cyberbullismo con riferimento agli interventi efficaci per contrastarlo e a quelli che sono invece i fattori che possono concorrere a limitarne l'efficacia. E poi un brevissimo cenno alla prevenzione, che ho già richiamato all'inizio. Con riferimento alla demografia, ecco, vediamo che in Piemonte al 31 dicembre 2021, mi chiedevo se le slide si vedessero decentemente, mi sembra di sì, annulliscono anche delle file più in alto. I ragazzi tra i 10 e i 18 anni erano l'8,1% della popolazione, sono le terzultime, quartultima barra dell'istogramma della piramide della popolazione che vedete nella slide. Andiamo a vedere dove ci collochiamo come Piemonte rispetto alle altre regioni. Siamo in quindi sest'ultima posizione. Vediamo la barra blu che rappresenta l'Italia con un 8,7%, in testa ovviamente la Campania, che ha una popolazione decisamente più giovane, noi lo sappiamo, il Piemonte è una regione anziana, è una regione nella quale anche il tasso di denatalità è andato purtroppo accentuandosi, ed è importante tenerne conto proprio per le politiche delle quali ho parlato all'inizio, e in questo contesto quanto mai opportuno. Purtroppo, ecco, le previsioni demografiche al 2030 non ci vengono in soccorso, poiché se guardiamo le righe della popolazione tra i 6 e i 18 anni, vediamo come al 2030 si prevede una contrazione della popolazione scolastica del meno 6,4%. Salterei questa slide e passerei immediatamente appunto ad alcuni elementi dello stato di salute della popolazione. Abbiamo rapportato lo stato di salute della popolazione nazionale con lo stato di salute della popolazione piemontese, consultando queste fonti, appunto il rapporto benessere equo e sostenibile dell'Istat, Occhio alla Salute, che è un sistema di sorveglianza sul sovrappeso, sull'obesità, sui comportamenti correlati. I comportamenti in sanità, in salute per la popolazione in età scolastica tra i 11, 13 e 15 anni, e poi uno studio globale sul consumo di tabacco. Sedentarietà in Piemonte, ecco, si registra un 29% della popolazione che non pratica alcuna attività sportiva. Questo contro, vediamo, ecco, gli istogrammi ci rappresentano il Piemonte, il nord-ovest, il nord-est, e abbiamo poi centro, sud, isole e Italia. Quindi si vede la dicotomia nord, centro e sud dal punto di vista della sedentarietà, e si vede anche che il Piemonte presenta dei dati peggiori rispetto al nord-ovest e al nord-est. Sedentarietà che è spesso associata comprensibilmente all'eccesso di peso. Se guardiamo i dati BES 2021, che fotografano però solo la popolazione degli over 18enni, vediamo come il Piemonte da questo punto di vista non stia così male, è allineato con la popolazione del nord-ovest e del nord-est. Andiamo però a vedere che cosa ci dice
appunto il sistema di sorveglianza Occhio alla Salute, che presenta dei dati pre-pandemia, quindi è verosimile attendersi un peggioramento da questo punto di vista a seguito degli anni della pandemia, delle limitazioni che tutti conosciamo, e Occhio alla Salute ci dice che in Piemonte è alto il livello di sovrappeso e obesità, che un bambino su quattro presenta un eccesso di peso, 1,7% condizione di obesità grave, 5,3% obeso e 8,5% in sovrappeso. Come dicevo, questa banca dati ci dà informazioni anche sui comportamenti correlati all'eccesso di peso e molti degli aspetti che sono già stati richiamati sono evidenti, cioè i bambini che dormono meno di 9 ore, l'alta percentuale di popolazione appunto infantile che ha TV in camera, l'uso elevato 2 ore al giorno, anche più, di tablet, cellulari e quindi social, e un peggioramento nelle abitudini di vita. Non si fa la colazione adeguata e diminuiscono i bambini che consumano 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. Vediamo l'abitudine al fumo, anche qua saltiamo il livello nazionale, andiamo a livello regionale. Nel 2021 i fumatori rappresentano il 21,3%, anche questa percentuale è superiore alla media del nord-ovest e alla media del nord-est e anche di poco a quella nazionale. Consumo di alcol riguarda in Piemonte il 17,8% della popolazione contro il 14,7% della media nazionale, con una percentuale che è più alta negli uomini, 23%, decisamente più bassa nelle donne, 12,9%, però si assiste ad una diminuzione di 1,6 punti percentuali per gli uomini rispetto al 2020, mentre per le donne si registra un aumento di 1,9 punti percentuali. Si evince come piuttosto ecco, drammatico anche un'altra tendenza a livello di dipendenze e gioco d'azzardo. Si registra una maggior diffusione di comportamenti a rischio tra i ragazzi più grandi e maschi, un aumento soprattutto del 25% dei ragazzi quindicenni hanno provato a scommettere o a giocare denaro nella loro vita e il 15% dei quindicenni ha un comportamento a rischio o problematico. Ancora la salute mentale che era migliorata fino al 2020 e che in Italia invece fa registrare un peggioramento dell'indice di salute mentale. Questo a livello nazionale, andiamo a vedere il Piemonte, purtroppo il deterioramento delle condizioni di benessere psicologico è particolarmente accentuato. Gli indici sono passati da 68,5 nel 2019 a 66,8 nel 2021, quindi sono gli indici di nuovo più bassi della media del nord-ovest e anche della media nazionale. Altri aspetti già richiamati, quindi suicidio e depressione, quasi 46.000 adolescenti sono morti a livello mondiale negli ultimi 2 anni, quindi più di uno ogni 11 minuti, ed è una fra le prime 5 cause di morte per questa fascia d'età. Perché ecco questa panoramica sullo stato di salute? Perché bullismo e cyberbullismo costituiscono un problema di salute pubblica, perché le relazioni tra gli atti di bullismo e di cyberbullismo generano conseguenze pesanti sulla salute della vittima, sulle relazioni sociali, sui percorsi educativi, sui percorsi giudiziari. Vediamo le conseguenze sui bambini, quindi raddoppiano le probabilità di sentirsi soli, non riuscire a dormire la notte, contemplare il suicidio. Diminuisce la qualità della salute e la soddisfazione della vita, si registrano tassi più elevati di fumo, consumo di alcol, cannabis. Insomma, i dati ovviamente sono negativi, come comprensibilmente ci si può attendere. Quali interventi hanno mostrato efficacia? Questa è la fonte UNESCO al 2019. Una leadership politica è un impegno di alto livello. Quindi, come già è stato richiamato, il tutto sostenuto da un solito quadro giuridico e politico. E io torno a dire anche una lettura trasversale delle azioni e delle misure che si possono mettere in campo attraverso gli strumenti di piano e programmi che in questo grande periodo connotato dal PNRR possiamo agire. E possiamo agire anche con riferimento alla comunità che il PNRR ci chiede di creare, come se fosse facile. Cioè,
comunità si costruiscono nel tempo. Creare comunità significa coinvolgere le istituzioni, ma gli attori sociali del territorio, il terzo settore, il volontariato, i soggetti privati che sono sempre più committed a generare valore sociale. Cioè, di nuovo, smettiamola di guardare per silos, ma cerchiamo di creare le interazioni. Collaborazione e partnership, appunto, come è stato detto, in ambito scolastico, l'assessore Chiorino ha menzionato i finanziamenti e i piani in atto. Approcci basati sull'evidenza, IRES può servire anche a questo, è una formazione e supporto per insegnanti e per gli studenti coinvolti. Quali fattori ne limitano l'efficacia? Senz'altro la mancanza di dati, la mancanza di un monitoraggio sistematico, una scarsa copertura geografica degli interventi, quindi interventi a macchia di leopardo, e l'assenza delle valutazioni, valutare per sapere come reindirizzare le azioni, i piani e i programmi. Scorro su queste slide che lascio a disposizione. Che cosa, ecco, può fare IRES con Regione Piemonte? Mi è stato comunicato dal professor Stecco proprio poco fa che è stato approvato il programma annuale di attività dell'IRES Piemonte, che quindi è stata contemplata la scheda dedicata alla prevenzione. Quello che IRES può fare è un'analisi delle azioni e dei documenti di piano e di programma che sono in essere, diffondere evidenze di efficacia. Dunque io credo molto anche nella capacity building, che è un concetto che si può tradurre ovviamente in italiano, che significa non solo costruzione di capacità a livello locale, ma nell'andare a stimolare le capacità che già ci sono. Pensiamo ai comuni e ai servizi sociosanitari che devono svolgere, il comune che dovrebbe essere il vero playmaker del PNRR. Provare a modellizzare le buone pratiche, quindi rendere scalabili le buone pratiche, anche se io ho una formazione territoriale e geografica. I geografi dicono che non esiste una ricetta buona per qualsiasi territorio. Ogni territorio connotato da identità ha bisogno di ricette mirate, puntuali. Ma mettere insieme, fare conoscere le buone pratiche, provare a restituire quali sono i parametri, i criteri che possono essere sviluppati e che già si sono tradotti in un successo, può contribuire a creare quella, a generare quella capacity building che il PNRR anche ci richiede. E con questo vi ringrazio e passo la parola al prossimo relatore. Ti ringrazio Giovanna Perino anche per l'impegno e la professionalità nella trattazione dei temi. Adesso, come anticipato, cedo la parola al collega vicepresidente della Quarta Commissione Sanità e consigliere regionale del Piemonte, Domenico Rossi, che farà un focus a distanza di 4 anni dalla legge regionale numero 2 del 2018, quindi le prospettive di sviluppo. Grazie Domenico. Grazie collega, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono stato già richiamato giustamente dal Presidente, no? Visto che siamo un po' in ritardo, cercherò di accorciare il più possibile la mia relazione, quindi se ho alcuni passaggi vi chiedo scusa in anticipo, potranno apparire superficiali, ma lo faccio anche per il buon andamento della mattinata. Nel 2018, come è già stato ricordato, il Consiglio regionale nella scorsa legislatura ha approvato una legge regionale sul tema specifico che stiamo affrontando oggi, di cui sono stato primo firmatario. È stata una legge che però, voglio dirlo, è stata approvata in quel momento con un'ampissima maggioranza, direi quasi all'unanimità, e su cui chiaramente nasceva anche figlia, se mi permettete di usare questo termine, anche della legge 71 di cui prima ci ha parlato la senatrice Ferrara, anche perché entrambi, arrivando al Novarese, abbiamo avvertito con una certa forza quello che era accaduto a Carolina, il movimento che era nato. Però vi dico questo un po' per raccontarvi la genesi della legge regionale, ma anche per dirvi che soltanto 4 anni fa le questioni di cui stiamo parlando oggi non erano avvertite con l'urgenza che oggi comincia ad emergere nella società, nonostante già 4 anni fa eravamo nel pieno di una trasformazione globale, su cui voglio dire qualcosa in introduzione, perché come legislatori in quel momento, al di là appunto dell'input nazionale, c'era una consapevolezza su una trasformazione in corso. Qui andrò molto più veloce di quello che avevo immaginato.
ci sono tanti pensatori che stanno dicendo molte cose su questi temi. Io vi riporto il ragionamento che Luciano Floridi fa nel testo La Quarta Rivoluzione, che è un testo che, per chi non l'avesse ancora letto, consiglio rispetto a quello che sta accadendo. E a un certo punto Luciano Floridi, che è un italiano che insegna a Oxford, dice: siamo abituati a considerare le ICT come strumenti mediante i quali interagiamo con il mondo e tra noi. In realtà tali tecnologie sono divenute forze ambientali, antropologiche, sociali e interpretative. Esse creano e forgiano la nostra realtà fisica e intellettuale, modificano la nostra autocomprensione, cambiano il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e con noi stessi, aggiornano la nostra interpretazione del mondo e fanno tutto ciò in maniera pervasiva, profonda e incessante. Allora, io credo che noi riusciamo a capire meglio quello che sta accadendo ai nostri ragazzi, in realtà alle relazioni che i nostri ragazzi hanno tra di loro e che noi abbiamo con loro, solamente se entriamo, diciamo, nel fenomeno da questo punto di vista. Cioè, noi non è che stiamo parlando di un'educazione all'uso di alcuni strumenti. Questo oramai è emerso con chiarezza questa mattina. Noi stiamo parlando di un ambiente, un mondo che viviamo anche noi, i nostri ragazzi in maniera, come dire, nativa, che è diverso da quello in cui siamo nati e cresciuti noi. Adesso la faccio breve, come avevo promesso, perché chiaramente ci sarebbe da dire delle cose, no? Nel senso che Floridi, qui vado solo col titolo, ci spiega come siamo nel tempo dell'iperstoria, no? Che è diverso dal tempo della storia. Semplificando molto, qual è la differenza? La differenza è questa: nell'iperstoria il nostro benessere dipende in maniera prevalente anche dalle ICT. Nella storia non era così. E io sono cresciuto nel tempo della storia, in cui il mio benessere non dipendeva dalle ICT. Oggi, per un adolescente, ma anche per un adulto, per la nostra società, anche da un punto di vista economico, sociale, non è possibile immaginare una vita di benessere senza le ICT. Cioè, siamo a una, diciamo, prevalenza non più soltanto quantitativa ma qualitativa, ma su questo io non mi posso soffermare per questioni di tempo. Dico solamente che il concetto fondamentale è quello dell'infosfera, cioè noi viviamo l'infosfera e dentro questa infosfera, che è fatta sì dalla realtà materiale ma anche dalla realtà, diciamo, dell'ambiente informazionale, noi facciamo delle vite cosiddette on-life. Anche qui mi soffermo un secondo, così poi posso arrivare a leggere il giornale, ma è solo così che secondo me capiamo l'importanza della posta in gioco. Visto che le interfacce, come gente ci dice ancora Floridi, divengono progressivamente meno visibili, diviene più sfumato il limite tra il qui analogico basato sul carbonio offline e il là digitale basato sul silicio e online. Il mondo digitale online trabocca nel mondo analogico offline, con il quale si sta mescolando sempre di più. Si è solito fare riferimento a tale recente fenomeno con una varietà di espressioni, dalla computazione ubiquitaria all'ambiente intelligente, dall'internet delle cose alla realtà delle cose aumentate dal web. Per quanto mi riguarda, dice Floridi, preferisco parlare di esperienze on-life. In misura crescente conduciamo sempre tutti vite on-life, in cui questo confine, no, si confonde sempre di più. E questo è un elemento, secondo me, fondamentale, tant'è che il libro si chiama La Quarta Rivoluzione perché? Perché, dice Floridi, correttamente dal mio punto di vista, no, che l'uomo negli ultimi secoli ha sempre attraversato questi passaggi in cui dal centro è sempre diventato più periferico. Allora cita la rivoluzione copernicana in cui, no, la Terra dal centro dell'universo in realtà finisce alla periferia dell'universo, la rivoluzione darwiniana in cui l'uomo immaginava, no, di essere il centro del mondo biologico, invece scopre di essere anche qui un'evoluzione di altre specie, la rivoluzione freudiana in cui l'uomo immaginava, un po' se volete dal cogito ergo sum di Cartesio, comunque di avere almeno un accesso chiaro, trasparente, razionale alla realtà e a se stesso, invece si scopre che esiste l'inconscio e che moltissimo, non controlliamo tantissimo parte della nostra identità. Questa, dice Floridi, è la quarta rivoluzione, dove noi non siamo più gli unici ambienti, diciamo, informazionali, ma in realtà siamo parte di una rete in cui le macchine
per la prima volta, lui cita Turing, fa tutto un excursus, chi vorrà si legge il libro, in realtà l'uomo fa parte di una rete, è un nodo di una rete in cui non è più lui l'unico agente che dà informazioni e reagisce ad informazioni, ma reagisce insieme agli altri. Quindi tutto questo, e arriviamo alla legge regionale quasi, io ho messo un timer, Presidente, quindi poi un certo, in realtà non ce la farò mai, ha delle conseguenze politiche, giuridiche, economiche, psicologiche, sociosanitarie. Io volevo soffermarmi solo su quelle di natura psicologica, e anche qui vado per titoli, vi chiedo scusa, ci saranno altre occasioni. Alcune le abbiamo dette, no? Le abbiamo viste, quelle giuridiche e politiche, abbiamo parlato. Volevo fare un passaggio su quelle psicologiche, ci sono tantissimi testi, non è il mio mestiere. Cito questo che per quanto riguarda la mia formazione anche su questi temi mi ha colpito molto, c'è Sherry Turkle che insegna sociologia della scienza e della tecnologia al MIT, insomma fa una serie di ricerche. La cosa che mi interessa dirvi di questo testo che vi consiglio, La conversazione necessaria, è che hanno queste ricerche stanno rivelando che cosa? Che più si è connessi, più diminuisce la capacità empatica, cioè più si fa vita, diciamo, online o on-life, se vogliamo tornare a quello che dicevo prima, più la capacità di mettersi nei panni dell'altro diminuisce. Per una serie di motivi che qui ho elencato, no? Permettetemi di dire, quindi diciamo la difficoltà nell'introspezione, l'essere continuamente altrove, sono qui ma intanto sto comunicando con qualcuno che è dall'altra parte, l'ansia della disconnessione, il next in passare continuamente ad altro, l'assenza dello sguardo dell'altro. Su questo faccio, permettetemi, un passaggio, salto alle sedie di Turo che non abbiamo tempo, e vi dico solo questo, ma che qui ve lo cito solamente, ma questa questione dello sguardo per me è centrale nella questione poi del perché io riesco in rete a essere violento con molta più facilità. Perché lo sguardo dell'altro, già Emmanuel Levinas lo diceva, no? È come dire, un confine, no? Anche etico a quello che io posso fare. Nel momento in cui io comunico non avendo più lo sguardo dell'altro davanti, sono di fronte a un cambiamento epocale rispetto a quello a cui eravamo abituati. Non è un caso che la psicoanalisi, in questo caso cito Zoya, dice: dalla morte di Dio oggi siamo di fronte alla morte del prossimo, cioè c'è una scomparsa del prossimo, ma non abbiamo tempo. Però questo ci deve dire che siamo di fronte a questo cambiamento epocale. È qui che noi arriviamo, diciamo, sia è in questo contesto che è chiaro che noi ci arriviamo attraverso i sintomi, no? Un suicidio, fatti gravi che ci hanno sconvolto, ma queste cose sono avvenute in questo contesto di trasformazione. Allora, la legge 2 del 2018, appunto, che nasce come figliola della 71, è un tentativo di risposta a questi sintomi. Cosa prevede la legge? Intanto prevedeva e prevede un piano triennale per gli interventi, e questo lo dobbiamo dire, lo dico adesso senza critica, nel senso che, visto che il convegno serve anche a fare delle proposte, il piano ancora non c'è, nonostante siano passati 4 anni. Noi abbiamo fatto delle cose, dirò cosa abbiamo fatto in questi anni, ma il piano non c'è, e questo è uno degli elementi che deve cambiare, anche dopo questo convegno. Perché deve cambiare? Perché noi abbiamo bisogno di passare da una serie di progetti singoli a una visione di insieme, il più possibile interistituzionale, lo abbiamo capito anche questa mattina, e questo si può fare soltanto con una pianificazione condivisa. Diversamente ognuno presenterà un progetto, farà il suo, verrà bene, verrà male, ma... E quindi occorre fare questo tech, il mio timer, che chiudo, e corsi di formazione personale scolastico, questi sono stati fatti, le campagne di sensibilizzazione non sono state fatte, non è un caso che la legge nazionale è poco conosciuta, sono convinto che se avessimo fatto, come dire, la stessa domanda del regionale avremmo avuto praticamente zero. Promozione di iniziative culturali, progetti rivolti alle vittime, ma anche agli autori delle situazioni di bullismo e cyberbullismo, perché anche noi chiaramente condividiamo, uno, l'approccio mite, e due, il fatto che anche l'autore, quando è minorenne, evidentemente anche lui vittima di una situazione, di una relazione sbagliata, e va aiutato a superare questa questione. Sportelli di ascolto, percorsi volto all'uso consapevole del web. Il bando annuale che invece c'è stato in questi anni, stanziando delle risorse per la scuola, il tavolo tecnico regionale che è stato diciamo formato ma non è ancora attivo, ma ci hanno detto che nelle prossime settimane e mesi lo diventerà. Un progetto a cui teniamo molto, che è il tema del progetto Pantino per lo smartphone, su cui dirò dopo in maniera particolare, le nuove funzioni al Corecom,
grazie al quale abbiamo anche fatto la ricerca di cui abbiamo collaborato, diciamo, alla ricerca di cui si parlava prima, credo, ma qui non vorrei essere smentito dalla senatrice Ferrara, che forse le nuove funzioni al CORE, come siamo stati la prima regione o tra le prime a inserire dentro la legge sul cyberbullismo queste nuove funzioni al CORE, e abbiamo stanziato delle risorse regionali specifiche, cosa non scontata per il bilancio della regione Piemonte nel contesto che stiamo attraversando. Fatemi dire due parole sul patentino. Il patentino per l'uso consapevole dello smartphone è un progetto che nasce nel 2017 su sperimentazione dell'ufficio scolastico provinciale del VCO. Devo dire che mentre loro sperimentavano quel progetto in maniera autonoma, il ragionamento anche in consiglio regionale andava in quella direzione, cioè nell'inserire uno strumento formativo che adesso a tutti i ragazzi si fa, diciamo, in prima media in questo momento, uno strumento di un uso consapevole del web e dei social media. Quindi cosa fa? La legge regionale fa in modo che questa sperimentazione del VCO, a cui dobbiamo molto come territorio, si estendesse a tutto il territorio regionale. L'anno scorso, quest'anno 2021-2022, sono stati erogati circa 13.314 patentini. Adesso questi numeri potrebbero variare di qualche decina, ma insomma l'ordine di grandezza è questo. Vedete suddivisi per provincia, c'è qualche provincia che ha lavorato un po' di più, qualcun altro un po' di meno, si può fare. Sono circa un terzo dei ragazzi in età, diciamo, di prima media del Piemonte. È un percorso che prevede una formazione ai ragazzi, un patto di corresponsabilità molto importante, ragazzi, scuola, genitori, un esame finale e un rito, una cerimonia finale in cui viene consegnato il patentino proprio ai ragazzi, con anche le autorità, la polizia, eccetera. Cosa molto importante, perché sappiamo che in una società in cui stanno scomparendo i riti, questi passaggi invece dicono anche dell'importanza. Personalmente sono convinto che la regione, insieme alle regioni che ci stanno, passatemi il termine, copiando, stanno mutuando dalla regione Piemonte questa esperienza, potrebbe farsi promotrice anche in conferenza Stato-Regioni di un ragionamento per una modellizzazione nazionale di questo progetto. Perché io sono convinto che, questo lo dico sempre quando parlo ai ragazzi, io ho cominciato a guidare la Vespa a 14 anni senza dover avere la patente, ed era normale che fosse così. Oggi un ragazzo di 14 anni per guidare il motorino deve fare una patente. Io sono convinto che su questa questione, diciamo, dell'uso dei social, noi dovremmo ragionare in questa direzione, quindi non soltanto come strumento, diciamo, formativo, ma anche si potrebbe aprire una riflessione che in questo momento non può che essere abbozzata, proprio perché ci sia un percorso e un esame proprio strutturato in maniera diversa. In questo momento il patentino funziona all'interno, diciamo, viene presentato nel catalogo dell'offerta formativa dell'ASL, e quindi le scuole devono chiedere di partecipare, e quando chiedono di partecipare chiaramente si attiva un percorso che in regione è gestito dall'assessorato alla sanità e all'istruzione insieme. Il problema è che, come voi mi insegnate, quando un progetto dalla sperimentazione diventa strutturale, è evidente che cambiano tantissime cose, cambiano le risorse necessarie e cambia anche, diciamo, l'investimento che serve. Da questo punto di vista oggi siamo di fronte proprio a questo punto di vista. Abbiamo bisogno che il progetto del patentino venga rivisto, nel senso che tutti devono essere messi nella condizione di potervi accedere, non può essere lasciato alla libera volontà di qualcuno, chiaro, sempre nel rispetto, ripeto, dell'autonomia scolastica, ma è chiaro che si parla sempre di progetti interistituzionali. La regione potrebbe aspirare a un ruolo di regia, di coordinamento, di messa a sistema di queste iniziative. Com'è che potrebbe essere, vado verso la conclusione, Presidente, potrebbe essere strutturato meglio? Uno, ragionando sul tema di un eventuale, intanto allargandolo a tutti i ragazzi, diciamo, tra la quinta elementare e la prima media. Poi si sta ragionando di un possibile upgrade, cioè quando i ragazzi arrivano alle superiori poter fare una specie di secondo livello, advanced,
no? Perché chiaramente quando ho 12 anni ho un approccio al mondo, quando ne ho 15 ne ho un altro, penso tutto al tema del sexting per esempio, che assume un'altra dimensione, no? A una certa età. Poi si ragionava molto sul coinvolgimento per esempio maggiore dei genitori, ma anche sul tema di una specie di patente a punti, dove questo in prospettiva, se io faccio delle violazioni, magari questa patente non è che mi rimane, ma è chiaro che qui siamo alle suggestioni, ma non dobbiamo, come dire, toglierci la possibilità di ragionare in questo senso. Vado alle ultime slide, quindi sulla prospettiva e chiudo. Noi abbiamo fatto alcune cose, il monitoraggio è stato presentato prima dall'università, è importante che continui, nel senso che un monitoraggio episodico non ci serve a nulla, ci serve un monitoraggio che anno dopo anno faccia il punto sugli stessi fenomeni. Il tavolo tecnico è stato istituito, il bando annuale anche, e anche il patentino, diciamo, è partito. Cosa dobbiamo fare però, ed è l'ultimo passaggio, per anche dopo il convegno di oggi dal nostro punto di vista? Intanto, come dicevo prima, approvare un piano regionale, perché non possiamo continuare a piccoli progetti, dobbiamo avere una visione d'insieme. Proseguire il monitoraggio, ampliare l'offerta formativa anche nell'extrascuola, è già stato chiesto anche negli interventi precedenti, in questo momento noi siamo fermi, diciamo, a progetti che passano dall'istruzione, abbiamo bisogno di interloquire con le associazioni sportive, con le parrocchie, con i centri di aggregazione giovanile, cioè con tutti coloro che si occupano di educazione formale ed informale, perché anche in quei contesti che si sviluppano queste competenze e dinamiche. Potenziare strutturale, come dicevo, il progetto patentino di smartphone, definendolo anche in collaborazione con altri enti, chiaramente, quindi l'organizzazione, le risorse necessarie, i contenuti, le modalità di valutazione e gli eventuali upgrade, come vi spiegavo. Potenziare i finanziamenti, perché chiaramente se andiamo anche verso l'extrascuola dobbiamo chiaramente aumentare anche le risorse. Definire un modello da riproporre a livello nazionale, come vi dicevo, c'è un punto che manca nella slide che ci tengo a dire, che è di natura sanitaria, è stato citato prima anche da chi mi ha preceduto, la legge prevede già la realizzazione di centri specializzati per i disturbi derivanti da queste situazioni, non è stato non è mai stato realizzato, è vero che è arrivato il Covid nel 2020, quindi la legge è stata dal 2018, non c'è stata neanche la possibilità di approfondire alcuni aspetti, ora è arrivato il momento invece di appunto creare dei centri e anche formare tra il nostro personale sociosanitario delle competenze in grado da un lato di affrontare il tema delle dipendenze, perché qui quando arriviamo su questi temi abbiamo anche un problema di dipendenza importante, ma anche di quelle situazioni che creano vero e proprio malessere psicosociale e spesso fisico, come è anche accaduto. E da questo punto di vista il Piemonte non solo può ma deve fare di più, la legge già lo prevede, è sicuramente una prospettiva che non potrà mancare prossimamente. Io ringrazio i colleghi per questa possibilità, so che c'è una volontà condivisa, come dire, di fare una messa a punto, sicuramente, diciamo, nei prossimi mesi lavoreremo insieme per migliorare e fare ancora di più per il bene, diciamo, dei ragazzi, ma anche, come dico spesso, di noi adulti che siamo i primi ad aver bisogno di tutto questo. Grazie e buon lavoro. Grazie Domenico Rossi, anche per questo overview molto interessante sullo stato di attuazione della legge, molto, molto utile. Ora darei la parola al garante per l'infanzia Ilenia Serra, chiederei di essere contenuto possibile nei tempi più e annuncio che chiaramente il convegno finirà alle 13.30 verosimilmente. Prego, abbiamo ancora quindi il suo intervento, più un piccolo intervento del Presidente all'Asia e dell'ufficio scolastico, poi partiamo con la tavola rotonda. Prego. Grazie, cercherò di essere brevissima, ringrazio ovviamente il Consiglio regionale per l'invito. Come stiamo sentendo e come già suggeriva il titolo di questo convegno, sicuramente gli ambiti in cui questi fenomeni possono avere degli impatti sono davvero molteplici, la salute, la socialità e la legalità, per cui è assolutamente fondamentale, come già stato detto, avere un approccio di tipo multidisciplinare. Attraverso questa mattinata non possiamo, non soltanto approfondiamo i fenomeni, ma soprattutto cerchiamo di valutare quali possano essere gli approcci più consoni e più adeguati e soprattutto se gli strumenti e gli interventi che sono già stati che sono già presenti, che già sono previsti, effettivamente funzionano sia nell'ambito della promozione, della prevenzione e del contrasto.
Come garante il mio compito principale è quello di promuovere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di vigilare perché questi diritti vengano attuati e di rappresentare i diritti e gli interessi delle persone di minore età a livello di istituzioni regionali. Faccio parte appunto dei soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo, sottoscritto tra il CORECOM, la Giunta regionale, l'Ufficio scolastico regionale, le due università piemontesi e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nel cui ambito appunto è stata elaborata la ricerca che è stata presentata. E sono stata coinvolta o promotrice di numerosi eventi di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolta sia agli adulti sia ai bambini e ai ragazzi. Che cosa è emerso da tutto questo? Ovviamente che la promozione e la prevenzione sono le carte vincenti, quindi è fondamentale lavorare in primo luogo sulla famiglia, che costituisce il nucleo fondamentale della nostra società, sui genitori ma anche e soprattutto sui ragazzi, come singoli e come gruppo. In tutte le occasioni in cui ho avuto modo di confrontarmi, di fare formazione con i ragazzi, ho sempre infatti percepito da parte loro una grandissima necessità di essere ascoltati, a volte espressa direttamente, a volte lasciata soltanto intendere, e la partecipazione delle persone di minore età va valorizzata sempre di più nella famiglia, nella scuola, ma anche a livello delle istituzioni, perché non solo rappresenta un diritto, uno dei quattro principi ispiratori della Convenzione ONU, ma perché aiuta e consente di meglio orientare le politiche di prevenzione e di contrasto ai fenomeni e contribuisce a creare un clima di maggior fiducia e di maggior dialogo. Ho potuto appurare, dialogando con i ragazzi, innanzitutto che poi l'azione preventiva funziona e funziona davvero. Sono stati proprio i ragazzi stessi a sottolineare come a loro avviso sia importantissimo che la formazione parta già fin dalla più tenera età, cosa che già accade perché è già previsto fin dalla scuola dell'infanzia una serie di progetti e di momenti che ovviamente con un linguaggio e con una modalità che siano consone e adatti all'età dei destinatari, però fin dalla più tenera età appunto trasmette il concetto del rispetto dell'altro, dell'ascolto e del dialogo. I ragazzi poi mi hanno insomma raccontato che in effetti quando questi percorsi formativi partono fin dalla più tenera età, questo dà dei risultati, perché in queste classi in cui in effetti si era fatta formazione non si erano verificati dei momenti gravi di bullismo, nel senso che ci potevano essere stati ovviamente dei contrasti, ma nel momento in cui gli adulti di riferimento e anche i ragazzi sono preparati e formati, è stato possibile intervenire prima che fosse troppo tardi, quindi prima che ci fosse poi effettivamente un'escalation, perché queste situazioni tendono soltanto a degenerare, soprattutto se poi la vittima, sentendosi non capita e ancora prima non ascoltata, non riesce a trovare una persona di fiducia con cui esprimere la propria sofferenza, a cui chiedere aiuto, e questo rischia appunto, come ahimè sappiamo, tramutarsi proprio in un circolo vizioso da conseguenze a volte irreparabili. E quindi funzionano la prevenzione e la promozione anche per il ruolo che a mio avviso è fondamentale, oltre a quello della vittima e del bullo, che sono gli altri, i ragazzi che assistono a questi episodi, che non hanno magari il coraggio di intervenire o che comunque fanno anche soltanto una risata, ma in questo modo sostengono, anche se indirettamente, l'azione del bullo e creano in lui quella rassicurazione di cui ha bisogno. E lavorare invece con i ragazzi per creare un ambiente di dialogo in cui queste azioni non vengano tollerate dagli altri, ma in cui ci sia una presa di posizione forte da parte appunto del gruppo. È ovvio però, e questo è già stato ricordato, che i ragazzi devono conoscere gli strumenti che le leggi hanno messo a loro disposizione. È stato ricordato appunto il diritto alla cancellazione, che non è assolutamente conosciuto, da un rilevamento
effettuato tramite la piattaforma ELISA, emerge anche che per esempio la figura del docente referente è conosciuta molto molto poco dai ragazzi, e quindi credo che questo sia un po' la strada da percorrere, cioè intanto far conoscere in maniera più diffusa e più approfondita ai ragazzi gli strumenti che già esistono. Brevissimamente, altri concetti che sono emersi durante questi momenti di formazione sono il maggior coinvolgimento dei genitori nella formazione, sono i ragazzi stessi che lo dicono, e purtroppo parlando con molte associazioni che fanno formazione, spesso i genitori non approfittano di queste ottime opportunità, probabilmente anche solo per ragioni di tempo, perché magari lo sottovalutano, ma soprattutto nei fenomeni del cyberbullismo è fondamentale una formazione specifica, perché è già stato ricordato, parliamo proprio due lingue differenti, quindi per quanto possiamo anche noi utilizzare la tecnologia tutti i giorni per lavoro ma anche per diletto, non sarà mai quello stesso mondo appunto vissuto dai ragazzi, e sono loro stessi che appunto in tutte le occasioni in cui ho potuto confrontarmi con loro hanno proprio sottolineato come quando si parla di questo mondo i miei genitori non mi capiscono, e quindi incentivare ancora di più questa formazione ritengo sia assolutamente fondamentale. L'altro polo ovviamente è la scuola, appunto di riferimento di cui già ha ricordato l'assessore Chiorino, e anche tutti gli altri ambiti educativi importanti. E chiudo con l'altra funzione importante per cui mi posso confrontare su questi episodi, che sono le segnalazioni. Come garante posso ricevere le segnalazioni da parte di chiunque, sono capitate segnalazioni di casi di bullismo, uno in particolare che ho trattato insieme al difensore civico della nostra regione, perché poi la base era proprio una questione di discriminazione. In questo caso devo dire che il fenomeno era stato molto sottovalutato dagli insegnanti, devo dire che anche grazie al nostro intervento, più che altro alle nostre sollecitazioni, si è poi dato inizio proprio all'interno di tutta la scuola ad un'attività che appunto ha coinvolto il gruppo classe e soprattutto anche tutti i genitori coinvolti, cioè in modo tale che ci fosse non solo una presa di coscienza e proprio un'assunzione di responsabilità, ma anche insomma che si potesse andare verso la creazione di un clima più sereno e più disteso. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie alla Garante per questo intervento molto puntuale. È presente in aula per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale la dottoressa Laura Tomatis, che ringrazio in sostituzione del direttore Suraniti, che ha avuto un problema, e ringrazio per la presenza, sta seguendo i lavori. Passo la parola al mio comoderatore Andrea Cane. Sì, è prevista adesso ancora un intervento del Presidente dell'Asia, che leggerà le dichiarazioni dell'Assessore alla Sanità Luigi Cardi. Grazie. Grazie a tutti, mi scuso e cercherò di fare sintesi, perché i tempi sono strettissimi, darò alcuni spunti che l'Assessore alla Sanità Luigi Cardi pone nella lettera, in cui cita: il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo desta preoccupazione e richiede un ulteriore forte impegno da parte di tutti. Il convegno di oggi, al quale non posso partecipare per un concomitante impegno istituzionale, è l'occasione per un'approfondita riflessione sul tema. L'assessore pone l'attenzione innanzitutto sulla legge regionale 2/2018, sull'ordine del giorno dove vengono richiesti di realizzare i centri specializzati nella cura dei disturbi derivati dal bullismo e dal cyberbullismo, e poi soprattutto che è fondamentale l'attivazione del tavolo tecnico previsto dalla legge 2 del 2018. La Regione Piemonte, in particolare gli assessorati all'istruzione e alla sanità, sono impegnati sul fronte del contrasto al bullismo assieme all'Ufficio Scolastico Regionale, al CORE come all'Università e al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Torino, in cui l'assessore poi concludendo cita: come assessorato alla sanità siamo disponibili a dare il nostro contributo per i progetti e le attività che saranno individuati. Buon lavoro e cordiali saluti, il dottor Luigi Genesio Icardi, assessore alla sanità. Se mi si permette, lascio agli atti la lettera completa e auguro a tutti un buon lavoro.
Grazie al Presidente del Consiglio regionale. A questo punto facciamo un piccolo cambio dei cavalieri e delle postazioni e avviamo la tavola rotonda, pertanto chiedo ai precedenti relatori di lasciare i banchi e vengano qui nelle postazioni a loro assegnate la Procuratrice della Repubblica del Tribunale dei Minori di Torino, la dottoressa Emma Vezzù, e il Presidente Corecom Piemonte, già qui Vincenzo Lilli, Graziano Lomagistro, segretario dell'Ordine TSRM PSTRP degli educatori professionali, e Giancarlo Marenco, Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Rimaniamo io e Andrea Cane per la moderazione e partiremo con questa tavola rotonda. Allora. Ringrazio sempre anche coloro che ci stanno seguendo dall'altra sala, dalla sala Viglione, per l'attenzione, e tutti voi che vedo sempre molto interessati. A questo punto farei un giro di tavolo, darei un iniziale giro di tavolo, quindi farei a ognuno dei partecipanti della tavola rotonda un intervento non troppo lungo, ma insomma di stare in modo da... e poi andrei a vedere se ci sono delle domande da parte dell'uditorio. Io darei la parola ora alla procuratrice, alla dottoressa Emma Vezzù. Prego, a lei la parola. Perfetto, grazie. Come si vede non sono molto tecnologica, sono generazione ormai passata. Ma mi veniva in mente, intanto ho sentito delle cose molto interessanti, mi scuso se sono arrivata in ritardo, avevo qualche problema in ufficio. Ho sentito degli esiti di indagini estremamente interessanti che hanno un po' confermato la mia sensazione, in particolare a seguito della pandemia e del lockdown. Parlerei più in generale un po' degli esiti del lockdown, di questo periodo che abbiamo attraversato e forse non abbiamo neppure del tutto superato, rispetto ai ragazzi, in particolare per quanto riguarda l'uso e l'abuso della rete. Non soltanto quindi in termini di cyberbullismo, quanto in termini di ulteriore esposizione a rischi ancora maggiori rispetto al passato, derivanti da quell'uso della rete che è stato necessitato ed è aumentato per ovvi motivi, intanto perché per lunghi periodi non vi è stata la frequenza scolastica e quindi la frequenza è avvenuta attraverso la DAD e quindi in un certo senso l'uso della rete è stato ancora più incrementato. A questo si è unito, come abbiamo sentito negli studi che sono stati presentati, si è unito una diminuzione di quelle occasioni di socializzazione per i minori, quali possono essere la pratica sportiva, il ritrovarsi in luoghi di socializzazione in generale e quant'altro. Allora, qual è la percezione del fenomeno che può avere la procura per i minorenni? Che un po' come la sanità, la giustizia, è quella che riceve, diciamo, i dati e le segnalazioni ormai quando il problema si è verificato, speriamo non quando il danno è del tutto fatto, però insomma quando già si è verificata una condizione patologica. Per la verità, come anche la sanità, anche la giustizia può svolgere un ruolo preventivo, imparare un pochino dall'esperienza per cercare di intervenire anche in sede preventiva. Come lo possiamo fare e quali sono appunto i dati che riceviamo? Noi lo possiamo fare essenzialmente con interventi di tipo civilistico. Noi purtroppo abbiamo assistito in questi ultimi anni ad un aumento dei casi di ritiro sociale di ragazzini sempre più dipendenti dalla rete. Quindi ad una chiusura rispetto appunto alle normali frequentazioni che è stata obbligata dalla pandemia, ma anche ad un ritiro sociale che poi
non ha avuto poi, sia con le aperture che mano a mano si sono poi realizzate, non ha avuto la possibilità di essere interamente superata anche nonostante le successive aperture. Quindi l'aumento del ritiro sociale, la maggior frequenza dell'interruzione del percorso scolastico, i minori che pur dipendenti dalla rete in realtà non sono stati in grado neppure di frequentare la scuola in DAD, ma magari si dedicavano ad altro, in molti casi allegando problemi di collegamento e problemi appunto di rete. E ciò ha acuito ovviamente sia le differenze di tipo socio-economico, sia poi in prospettiva le possibilità di crescita di questi ragazzi, e anche ha pregiudicato la possibilità poi di una ripresa scolastica, diciamo, regolare. Appunto, ho sentito con molto interesse tutte le indagini che mi hanno preceduto. Vorrei dire un paio di cose rispetto appunto al fenomeno di cui abbiamo percezione. La possibilità di intervenire con strumenti preventivi, diciamo, in materia civile, quindi di maggiore sensibilizzazione per i genitori rispetto al controllo che possono esercitare rispetto alle modalità di vita dei minori. Questi minori purtroppo hanno aumentato le loro, non solo la loro dipendenza, ma anche le loro patologie, fino ad arrivare a vere e proprie patologie di tipo psichico, hanno aumentato i disturbi del comportamento alimentare, hanno aumentato le condotte autolesive. E purtroppo non sempre la sanità, sia con i servizi del territorio, sia con i servizi più propriamente ospedalieri, è riuscita a tenere dietro a questi, purtroppo a questi fenomeni che sono sempre aumentati. Quindi la nostra possibilità di intervento preventivo e di intervento sulle famiglie e sulla necessità di una maggiore sia percezione del pericolo e sia di individuazione degli strumenti per farvi fronte. L'altra cosa che vorrei sottolineare è la necessità che ai ragazzi e alle ragazze, direi soprattutto alle ragazze, però anche i ragazzi vi sono coinvolti, di una maggiore conoscenza dei propri diritti e dei pericoli che derivano dalla rete. Mi veniva in mente, io purtroppo faccio parte di una generazione ormai trascorsa, vedo che qui dentro l'età media è molto inferiore alla mia, non so se qualcuno ricorda, ma a me è capitato di frequentare le scuole medie in un periodo in cui purtroppo erano frequenti sequestri di persona. Vi erano stati dei casi di sequestri di persona non necessariamente indirizzati, diciamo, allo scopo estorsivo, quindi di famiglie molto ricche, ma anche finalizzati ad altri scopi, e vi erano stati purtroppo degli episodi molto gravi e delle morti. Io ricordo il terrore che mi incutevano i miei genitori e il mandato di comunicare loro qualsiasi percezione potessi avere di qualche cosa di strano. Io facevo prima media, andavo a scuola con un'amica, i miei genitori non si sognavano di accompagnarmi, credo che adesso tutti i genitori accompagnino i figli a scuola in prima media, anch'io l'ho fatto, allora erano altri tempi, però c'erano queste situazioni. I miei genitori mi avevano dato questo mandato, per cui io ricordo ancora di un personaggio che vedevo in motorino, che purtroppo aveva l'unico peccato che aveva, che era particolarmente brutto, ma poverino non faceva assolutamente niente. Ma nell'ottica di dire quello che è strano e di strano potevo percepire, avevo comunicato la presenza di questa persona che probabilmente andava a lavorare negli stessi orari e non faceva assolutamente niente di male. Ebbene, io credo che non sarebbe male ai nostri ragazzi, e noi lo facciamo anche quando ci troviamo di fronte a delle persone offese che denunciano la circolazione in rete di materiale pedopornografico che è stato messo volontariamente, dobbiamo pensare a ragazzine che cadono nella rete di persone che si sostituiscono, che fanno vere e proprie sostituzioni di persone, che si presentano come minorenni, che si presentano come coetanei e non lo sono, e ragazzine che mandano in rete del proprio materiale, in particolare fotografico, dei dati personali, che accettano poi anche incontri di persona o comunque mandano materiale chiaramente pedopornografico senza alcuna remora, senza condividere queste esperienze con i genitori, e che anche quando i genitori vengono a conoscenza di questi fenomeni e li denunciano,
cercano di proseguire, purtroppo l'ho riscontrato in alcuni casi, proseguono nelle chat con queste persone che hanno rappresentato un concreto pericolo per loro. E allora io credo che pur nella difficoltà di tutti noi adulti, allora i genitori in primo luogo, la scuola sicuramente con un maggior bagaglio di conoscenze e di interventi, noi giustizia interveniamo in un secondo tempo, però abbiamo a che fare in particolare con le persone offese, con chi ci denuncia questi episodi. Io credo che mettere un po' di sana paura, anche terrore, per le conseguenze della circolazione di questi dati sia comunque un'indicazione che va data. Quindi maggiore conoscenza nei genitori dello strumento sicuramente è importante, richiesta di aiuto ai servizi specialistici che lo possono dare quando percepiscono una chiusura dei loro figli. Noi dobbiamo pensare che prima di arrivare, no, alla sindrome di Hikikomori, su cui forse qualcuno riesce poi in qualche modo ad intervenire, ma non è facile, vi sono tutta una serie di sintomatologie, dalla chiusura sociale alla mancata frequentazione dei coetanei alla perdita degli orari e del ritmo sonno-veglia, per cui non si mangia più insieme ai familiari, si sta svegli di notte, non si riesce per questo motivo a studiare, a frequentare la scuola e quant'altro, ma vi sono tutta una serie di sintomi che richiedono un intervento dei genitori, anche di richiesta di aiuto ai servizi specialistici. Quindi io credo che come autorità amministrativa, come consiglio regionale, come giunta regionale, vi sia la necessità sia di garantire tutta una serie di interventi e dei servizi, e noi purtroppo sappiamo che i servizi, soprattutto la sanità, sono in affanno e non sempre hanno sia il materiale umano sia i mezzi per intervenire, ma è necessario sicuramente che ci si attrezzi in questo senso, e sia per i genitori, ripeto, per chiedere aiuto. Questo perché poi quando si arriva da noi è per certi versi un po' tardi. L'ultimissima cosa, è vero che proprio la tendenza dei giovani ad avere follower, ad avere anche hater e a mettere in rete le proprie condotte, da un lato ci facilita per le indagini penali, perché guardate che poi questi accordi per fare delle risse, queste rapine magari di materiale non tanto di valore, ma che vengono organizzate proprio per mettere in rete i filmati, da un lato devo dire ci facilitano come autorità giudiziaria, perché ci consentono di acquisire delle prove che altrimenti non sarebbero acquisibili. Quindi rispetto al passato è quasi un, mi dispiace dirlo, insomma, ma è quasi un progresso. Dall'altro lato è chiaro che l'amplificare queste condotte, che sono condotte illecite, attraverso l'uso di questo strumento, da un lato aumenta il danno rispetto alle persone offese e dall'altro ci fa capire che forse i valori sui quali come educatori, come genitori in primo luogo, come educatori, come autorità giudiziaria, come politici, come amministratori, dovremmo forse ragionare un attimo di più. Vi ringrazio, vi chiedo scusa se sono stato un po' lungo. No, grazie, perché intervento molto completo e con tanti spunti e punti di estremo interesse. Prego Andrea Cane. Ti ringrazio anch'io la procuratrice, adesso cedo la parola al presidente di Coricom Piemonte, Vincenzo Lilli. Grazie, buongiorno. Cerco di essere super sintetico. La legge regionale 2018, la numero 2, ha attribuito al Corecom la funzione di osservatorio. Osservatorio di che cosa però? Del cyberbullismo. Cyberbullismo quindi inteso all'interno di un'età che va dai 14 fino quasi alla maggiore età. In questo contesto di età il Corecom ha istituito uno sportello per poter fare segnalazioni e permettere a questi ragazzi, ai loro genitori o tutori, di autotutelarsi dinanzi a fenomeni del cyberbullismo.
Quando con il comitato e quindi i miei colleghi siamo entrati in carica alla fine dell'anno, uno degli elementi su cui abbiamo cercato di lavorare subito è il cyberbullismo, per quanto se ne sta parlando a livello nazionale, internazionale nell'ultimo periodo. Ebbene, ecco, sono rimasto un po' colpito, oggi sono venute fuori tante cose interessanti, ma di numeri francamente non ne ho sentiti. Dal 2018 al 2022 il Corecom ha raccolto una, chiamiamola, denuncia che ovviamente ha girato alle autorità competenti, cioè al Corecom si è rivolta una persona in 4 anni. Mi sono confrontato con i colleghi delle altre regioni, mettendo insieme tutte le regioni, in 4 anni non si arriva a 30 segnalazioni. Per ciò che concerne il Corecom, quindi dico, probabilmente lo strumento sportello, lo strumento informativo che la legge ha istituito, rispecchia un po' quello che è venuto fuori dall'importante studio di ricerca fatto dall'università su incarico del Corecom e delle altre istituzioni, e cioè nelle parti conclusive, se uno riesce a leggere tutte le 52 pagine, c'è una frase importante. Questa ricerca è analizzare il bullismo e il cyberbullismo con gli occhi dei ragazzi. La parte conclusiva della ricerca dice che oggi noi caliamo una formazione di esperti e non una formazione che entra all'interno della partecipazione dei ragazzi. Allora, questi non so poi a livello di questura, di tribunale, di polizia postale, quante denunce sul cyberbullismo sono arrivate in questi anni. Sarebbe importante però, secondo me, quando si parla di fenomeni, perché già la parola fenomeno è un qualcosa di eclatante, trasformarla in numeri, perché dai numeri si riesce a capire come poter reagire di fronte a questi eventi. Grazie. Grazie, anche perché ha toccato veramente un punto che sta emergendo, no? Questo della segnalazione, della modalità di segnalazione. Ora darei la parola a Graziano Lomagistro, segretario dell'Ordine, in particolare della parte educatori professionali dell'Ordine delle Professioni. Sì, buongiorno. Prego. A tutti, grazie di questo momento così importante, ringrazio il Consiglio regionale per dare questa opportunità di parola, di confronto, di unione, di sinergia tra anche ordini, guardo l'ordine dei psicologi, davvero importante il percorso che ha disegnato il Presidente dell'Ordine, perché è un continuum che va in questo fenomeno del bullismo e cyberbullismo, che non vede soltanto la parte di adolescenza, ma che va continua in tutta l'età, oltre l'età evolutiva. Mi permetto di allargare un po' lo sguardo, le vedute di questo diciamo lavoro importantissimo. Ho seguito con attenzione tutti gli interventi. Posso portare la mia esperienza, rappresento appunto gli educatori professionali, sono il presidente della commissione, oltre al segretario dell'Ordine di Torino, e lavoro nel servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL Città di Torino, sono specializzato in autismo e mi permetto di lanciare anche un messaggio di attenzione nei confronti di questo fenomeno. Si parlava di fenomeno, ma è un fenomeno importantissimo, in crescita, che vede dall'Osservatorio Italiano i dati, come appunto i dati sono importanti, si parla di 1 su 77, signore. È un fenomeno che ha una prevalenza di 4-1 sui maschi, colpisce più i maschi rispetto le femmine, ed è un fenomeno dove in base ai livelli di funzionamento, dal più grave, quindi 3, 2, 1, insomma grave, medio e alto, questo fenomeno ha un'incisività maggiore, cioè
dove si vede di più, cioè con associato anche con morbidità, il fenomeno è leggermente inferiore. Man mano che si sale come livello di funzionamento, questo fenomeno aumenta incredibilmente. Si parla dal 50% colpisce quelli con un funzionamento di livello 2, quindi medio, e i vecchi Asperger addirittura si passa addirittura con il 93%. Il 93% perché non si percepisce dall'altra parte, quindi lo sguardo di questo fenomeno che colpisce appunto le persone con sindrome di Asperger. Faccio degli esempi concreti per essere un po' più chiari. Ci sono appunto negli interventi che facciamo nella riabilitazione, oltre a ringraziare, mi permetto di approfittarne per ringraziare il reparto di prossimità del Corpo Municipale del Comune di Torino, davvero fondamentale, e collaboriamo con loro negli interventi che facciamo all'interno del servizio di neuropsichiatria infantile. Mi ritrovo molto nei racconti dove i genitori vengono e direbbero: ma mio figlio non lo farebbe mai, e poi si trovano di fronte a delle situazioni importanti dove l'evidenza dei fatti dimostrano che il lavoro da fare è davvero tanto. E questo momento che si è creato è davvero importante, perché si mette insieme, finalmente le istituzioni sono vicine, ci sentiamo davvero contenti di questo spazio proprio per raccontare, oltre che raccontare, sentirsi poi con delle risposte concrete che avvengono. Parlare appunto di questo fenomeno nell'autismo è molto complicato, appunto vi dicevo appunto di esempi concreti, prendono alla lettera regolamenti scolastici, no? E quindi inevitabilmente si trovano di fronte a delle situazioni in cui magari il compagno, il vicino di banco sta copiando e alzano la mano per dire: il compagno qua sta facendo una cosa che non deve fare. Inevitabilmente nasce un odio, diciamo, nei confronti di questi ragazzi che sono sinceri, che non comprendono l'aspetto sociale, che non hanno difficoltà proprio nel stare insieme agli altri, ma è proprio appunto, noi lavoriamo su questo, nel fare training intensivi, precoci, proprio per dare l'opportunità di costruire quel pezzo di autonomia, l'autonomia che tanto è sperata e voluta da questi genitori, dalle famiglie. Lavoro appunto accompagnandoli alla transition care, cioè la transizione all'età adulta, dove inevitabilmente c'è la necessità di un progetto di vita. Io non mi voglio dilungare tanto, ma era importante costruire, ampliare questa giornata anche nei confronti di un fenomeno che è davvero in crescita e che fa riflettere. Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie. Prego, se vuole presentare il prossimo. Esatto, ricedo a questo punto la parola a Giancarlo Marenco, Presidente degli Ordini dei Psicologi del Piemonte. Grazie, ma direi tre cose. La senatrice Ferrara aveva citato la piattaforma Elisa, in cui un dato è che emerge che il 13% solo dei ragazzi conosce il docente referente per il bullismo e il cyberbullismo. Lunedì ho partecipato alla presentazione dell'app Children DigiCore, dove c'era la garante dell'infanzia e dell'adolescenza, un progetto dell'Università di Torino con la professoressa Long come responsabile scientifico. Un'app si è usata la sperimentazione per segnalare le situazioni di disagio e pregiudizio da parte dei giovani. Allora, rispetto anche all'intervento suo, della non conoscenza da parte dei giovani, io faccio una proposta, dottor Stecco, non mi guardi male, ma io credo che noi non siamo conosciuti dai giovani a sufficienza per arrivare ai giovani sulle cose che si devono sapere. Quindi io credo che si debba
cercare dei testimonial che arrivano ai giovani e sono conosciuti dai giovani. L'ha citato prima il consigliere Lanzo, io l'ho sentito nominare per la prima volta 10 giorni fa, quando ha superato il record mondiale di follower, questo ragazzo che è di Chivasso, Kabilen, che io non ho mai visto, poi mi hanno fatto vedere dei suoi Instagram, li fa muti, ma raggiunge i ragazzi. Allora, credo che se si vuole raggiungere i ragazzi, far conoscere le possibilità che hanno, i testimonial devono essere quelli che loro riconoscono come persone che guardano. E quindi la mia proposta è, secondo me, se utilizzassimo i giovani conosciuti dai giovani per far conoscere le normative legate al bullismo e al cyberbullismo, sarebbe un grande passo avanti nella possibilità che tutti i giovani possano poi utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalle norme e da tutti i dispositivi di cui avete accennato per arrivare in modo positivo, immediato ai ragazzi. Poi è chiaro che il rischio che se si utilizza una persona che ha un impatto così forte, è chiaro che poi questa Children's Dior, poi la garante viene subissata dalle segnalazioni, quindi c'è un problema poi di possibilità di risposta rapida, perché poi se noi intercettiamo i giovani, gli diamo dei canali a disposizione, poi dobbiamo essere anche pronti a dare risposte immediate. Un altro tema di cui volevo accennare, sempre la senatrice Ferrara ha segnalato esperienze positive di lavoro dei giovani, poi sapete in questo campo ci sono anche ricerche di tutti i tipi, io ho qui sotto mano una ricerca su come la pensano i giovani della Polizia Postale, Università della Sapienza, non so dire di quanto tempo fa, in cui, come la pensano i giovani, non è grave insultare sui social l'82%, l'aggressione verbale non è grave 86%, la vittima non avrà conseguenze degli attacchi 71%, non è grave pubblicare immagini senza autorizzazione 68%. Allora, questi dati sono da un certo punto di vista importanti e gravi e necessitano di quegli interventi che abbiamo detto prima. Secondo me il più importante è la peer education, nel senso che il confronto fra i pari permetterebbe, dal mio punto di vista, una rivalutazione di questi pensieri, come dire, leggeri, superficiali. Ieri mi sono messo a guardare dei video, ho rivisto il video sulla Fondazione Picchio, sulla situazione di Carolina, e uno dei ragazzi che ha filmato, non so se quello che ha filmato un altro, ha detto questa frase: si sente in colpa, un po' mi sento in colpa, ma non tanto, perché in fondo non volevo farle nulla di male, no? Allora, questo meccanismo, chiamiamolo, di protezione, di difesa dalle azioni violente, qui c'è un suicidio reale, concreto, poi non era solo tutto cyberbullismo, perché il video nasce da una situazione concreta, reale, che i ragazzi hanno vissuto. Quindi credo che questa modalità di disimpegno morale rispetto alle azioni gravi che si possono fare necessita di un'attenzione maggiore. Il consigliere Rossi ha parlato di aspetti psicologici, della mancanza del vis-à-vis nelle situazioni del web, e in effetti io credo che in queste situazioni, soprattutto quando c'è una gravità reale, cioè tutti gli atti di bullismo feriscono le persone e certe ferite arrivano a generare condotte incredibili, perché quel ragazzo di 18 anni americano che ha ucciso 19 bambini e due maestre era un bambino bullizzato perché era balbuziente a 8 anni e ha ucciso quelli della sua età, quindi si arriva a situazioni incredibili, per cui se non si interviene prima e se non si interviene con modalità in presenza, faccia a faccia, lei ha citato Shirley Tata che dice quella soluzione qual è? La soluzione è ritrovarsi, come nella mediazione penale, vis-à-vis con i ragazzi, come nelle situazioni psicologiche, come nelle situazioni degli educatori, bisogna trovarsi vis-à-vis per affrontare come uno si protegge, perché è chiaro che quando un atto di bullismo arriva a situazioni estreme, è difficile assumere solo soggettivamente la responsabilità, è un lavoro uno si protegge, cerca, no, tutte queste azioni, ma non volevo fare così, l'ha fatto un altro, c'erano altri che mi spingevano, poi nel gruppo diventa protettivo, quindi credo che lì, in quelle situazioni, il ruolo anche della psicologia sia importante, perché il confronto con se stesso e il dialogo con un altro sia la base per rivedere e ripensare le proprie condotte e creare uno spazio mentale adeguato e sufficiente per comprendere le conseguenze, ahimè, di qualche cosa di grave che è stato combinato.
Bene, sono emersi degli spunti interessanti, sicuramente il tema della segnalazione, il tema dello strumento sportello, i temi accennati in più riprese dai vari relatori sulla maggiore facilità oggi con gli strumenti digitali di poter superare certi confini e quindi non rendersene conto, e anche il fatto della comunicazione che possa arrivare alle persone interessate al fenomeno. Quindi chiaramente, come diceva il presidente di Corecom Vincenzo Lilli, è chiaro che il giovane delle medie, magari la sua famiglia, anche non sanno che c'è la possibilità di fare una segnalazione e come farla. E lo potrebbero sapere il personale scolastico, però non è detto che si passi dall'evento bullismo, cyberbullismo, a direttamente in modo immediato al personale scolastico, e quindi se rimane in famiglia o rimane a livello solo del ragazzo, la segnalazione effettivamente diventa difficile, a meno che non c'è una campagna, e questo è da raccogliere, questo invito fatto da Marenco, la campagna che vada a parlare con gli stessi linguaggi, sugli stessi canali che noi magari non utilizziamo, TikTok e Instagram, questi canali social network che, almeno scusate, io nella mia fascia di età non lo utilizzo, lo utilizzo di meno, i giovani invece utilizzano. Quindi questi sono un po' i temi che sono emersi tra i vari, magari, che possono essere. Ci sono domande da parte degli iscritti, delle persone o anche di relatori, domande a questa tavola rotonda? Se ci sono domande, intanto ragionate se volete fare una domanda, fa parte dell'aspetto formativo finale di questo evento, per cui nel frattempo che non ci sono domande, a meno che l'ufficio scolastico, la dottoressa Tomatis, non voglia fare un intervento o fare una domanda al panel, visto che non ha avuto l'opportunità di intervenire. Grazie. Prego. Grazie, intanto grazie davvero anche da parte del direttore che si scusa, grazie al Consiglio regionale. Purtroppo per un'urgenza ultima non ha potuto essere presente, e sono ben contenta di essere qui e di aver ascoltato i diversi interventi, perché questo è davvero quel tavolo sinergico e interistituzionale di cui si parlava, che già esiste in Piemonte, perché come si ricordava prima l'Ufficio Scolastico Regionale insieme a Regione, Consiglio Regionale, tutti i partner, da anni ha implementato l'osservatorio, e questo osservatorio però deve essere mantenuto vivo, come con azioni sinergiche, progetti di sistema, come si diceva prima, quindi non progetti puntuali su contesti più limitati, ma progetti che entrino a sistema e che siano monitorati per poter mettere in campo poi delle azioni di miglioramento, azioni preventive. Proprio sentendovi parlare, io ho segnato alcune priorità strategiche che non sono naturalmente esaustive, e che sono prevenzione e coinvolgimento di tutta la comunità educante, informazione su tutti i livelli, quindi informazione e formazione di tutto il personale scolastico, il coinvolgimento delle famiglie anche tramite gli strumenti di cui si parlava. È importante, secondo me, potenziare la formazione, parlo da parte del mondo scuola, del corpo, del personale scolastico tutto, quindi non solo del corpo docente, proprio per perfezionare anche le competenze di osservazione, perché non sempre l'atto è così vivo, attivo, percepito. Ci sono dei piccoli segnali che il docente deve saper percepire, e parliamo del disagio, dell'abbandono scolastico, purtroppo questo fenomeno è in crescita. E spesso le famiglie devono essere accompagnate anche in questo, quindi i dati che si dicevano prima, cioè solo una segnalazione, significa che l'informazione non è arrivata. Spesso le famiglie sono sole, non dobbiamo lasciare sole le famiglie, non dobbiamo lasciare sola la scuola, perché la comunità è una comunità educante di tutti i partner. Quindi questi input che voi ci avete dato, credo che poi con il Presidente Marenco già abbiamo lavorato molto anche durante la pandemia, dobbiamo pensare insieme degli strumenti, non perché non ci siano stati assolutamente, ma perché devono essere attualizzati e perfezionati anche in base al nuovo contesto, che è il contesto pandemico e post-pandemico. Grazie. Grazie.
Grazie anche all'Ufficio Scolastico Regionale. C'è una domanda da parte di un iscritto, prego. Sono il dottor Giuseppe Virciglio, dirigente della neuropsichiatria infantile sud della città di Torino. Ma molto interessante la mattinata con i differenti punti di vista. Sappiamo che c'è anche un modello Torino che è legato al progetto Sicur 6, ma secondo me è anche importante, visto che nei vari territori vi sono delle équipe sociosanitarie che si occupano di maltrattamento e abuso e hanno in postilla anche il discorso legato al bullismo e al cyberbullismo. Queste équipe potrebbero essere utilizzate dal mondo della scuola nello scenario della consulenza per quanto riguarda il cogliere il possibile livello di gravità relazionale e sociale, non giudiziario, perché poi questo è di competenza ovviamente dell'autorità giudiziaria. È importante in tutto questo, come dire, quando si arriva ai fatti, come diceva giustamente la procuratrice, come dire, che vi siano risorse integrate multiprofessionali sul lavoro territoriale. Però una piccola cosa in quest'aula importante la devo dire. Le risorse, io devo occuparmi di 10.000 minori nel territorio che gestisco e il 5% afferisce ai servizi. Poi lascio a voi le considerazioni. Grazie. Ci sono altre domande? Grazie per questo intervento anche proprio da chi lavora sul territorio, sul campo e anche con le difficoltà legate alle carenze di organico che afferiscono al mondo anche della sanità. Prego, un'altra domanda. Sì, più che una domanda, io sono Ornella Toselli, Presidente della Consulta Femminile Regionale del Piemonte. Più che una domanda è una richiesta, una sollecitazione ai ricercatori che approcciano il fenomeno del bullismo e soprattutto del cyberbullismo. Quello di trattare non come un unicum le vittime di soprattutto di cyberbullismo dei ragazzi e delle ragazze. Noi abbiamo tutti la percezione che in tema di cyberbullismo vi siano delle caratteristiche particolari delle vittime ragazze, vale a dire tutto il sexting che si fa nei confronti della vittima e normalmente nei confronti di una ragazza, cioè il sexting è diffusione di messaggi molesti e sessuali e anche probabilmente la percezione della ragazza nella diffusione di immagini sessualmente esplicite è maggiore rispetto a quella dei coetanei maschi. Ma anche noi ci stiamo approcciando ad un'estate in cui in TikTok spopola un fenomeno che è in questo momento in contrasto da parte della polizia postale, che riguarda le caratteristiche fisiche di alcune ragazze. Hanno lanciato una di quelle sfide per cui la tendenza è a fotografarsi con la ragazza più grassa, quindi anche la derisione dell'aspetto fisico, e hanno lanciato la Boiler Cup Summer, quindi probabilmente nelle ricerche che noi andiamo a evidenziare chiediamo come sempre che vengano disaggregati anche i dati rispetto alle vittime in relazione al genere. Questa è una richiesta che facciamo quasi sempre, perché le statistiche quasi sempre non disaggregano i dati. Quindi è una richiesta che facciamo, grazie mille e grandissimo apprezzamento per questa mattinata di convegno. Grazie a lei per il contributo su questi temi, peraltro insieme a Domenico Rossi
e Andrea Cane come ufficio di presidenza stiamo valutando dopo una serie di incontri anche l'aggiornamento della legge esistente con alcuni passaggi più specifici anche in quella direzione. Grazie. Ci sono altre domande? Volevo dire, lei mi ha fatto un accenno prima ai dati. Noi non siamo in grado di dare i dati. Perché? Perché la tipologia di reati è talmente vasta, perché noi possiamo vedere la diffamazione a mezzo social, forse questi dati li potremmo ricavare, possiamo vedere il 612 bis, quindi lo stalking a mezzo social, forse questo potremmo ricavarlo. Però abbiamo tutta una serie di fenomeni, come possono essere per esempio le rapine, le risse, per le quali ci si accorda e poi ci si mette, e questo è cyberbullismo, perché alla fine si deridono in qualche modo le vittime, ci si fa forti del gruppo e del fatto di diffondere questo materiale, anche questo è cyberbullismo, ma da noi viene rubricato come rapina, viene rubricato come rissa, quindi è difficile. Però io lancio lì una proposta, il Consiglio regionale ci vuole mandare un po' di rinforzi, una persona che venga a fare un po' di indagine, io do a disposizione i dati, si può vedere fascicolo per fascicolo laddove vi siano fenomeni di questo tipo. Quanto al sexting, assolutamente ho percepito di questo nuovo fenomeno con terrore, perché ahimè sto per diventare nonna e sto pensando al futuro, cosa riserva questa povera bambina, spero insomma. Quindi sono abbastanza terrorizzata, però devo dire che l'accenno cui facevo prima di incutere paura alle nostre ragazze per il materiale che possono mettere in rete, all'inizio volontariamente perché nell'ambito di una relazione amorosa con un coetaneo, materiale che poi viene diffuso al di fuori di qualsiasi consenso, davvero io credo che dobbiamo far percepire alle ragazze la pericolosità di queste condotte e la necessità di fermarsi. L'ultimissima cosa, si è parlato dei genitori che mettono su Facebook o su social in realtà più moderni, perché mi dicono anche che Facebook, io non ce l'ho, lo usano soltanto, non dai 30 ma anche da più grandi in su, anche su altri social, le foto dei bambini. Purtroppo poi questi fenomeni vengono in considerazione soltanto quando vi sia una separazione litigiosa, un conflitto tra i genitori, ma in realtà la necessità di tutela del minore c'è a prescindere dal consenso e dal conflitto tra i genitori. Bisognerebbe pensare ad un qualche cosa che ricordasse ai genitori di non sfruttare la figura del figlio e di non metterla sui social per tutti i rischi che sono connessi a questi, dal furto di identità, al furto d'immagine, la possibilità di manomissione e quant'altro. E poi l'esempio che resta, credo, nei precetti per i genitori, per una buona educazione, credo che l'esempio sia la cosa fondamentale. Se posso, volevo agganciare. Solo che c'era un giro già di prenotazione, sempre su questo punto anche lei o se no. Allora, facciamo così, finiamo il giro qua, poi passo là. Quello che ha detto la procuratrice, cioè il sexting, se uno mette qualcosa io non lo faccio, i miei figli, i miei nipoti non lo faccio, ma vedo che molti lo fanno continuamente, adulti che mettono, quello che hai detto te, mettono foto dei figli. Allora, c'è un compiacimento, c'è un desiderio, c'è la condivisione, secondo me va in secondo o terzo piano, c'è un piacere che viene. Allora, rispetto al sexting, dobbiamo partire da qui, c'è un piacere di esibizione, di mettere in campo il proprio corpo, e c'è questo esempio che i genitori e i nonni lo fanno con i figli e i nipoti. Allora, per lavorare con i ragazzi, con le ragazze su questo tema qui, bisogna partire, secondo me, non arrivare al fatto che non bisogna metterli, ma non si può partire dalla proibizione, perché noi siamo il modello negativo che mettiamo i bambini dal primo anno di vita appena nati, no? E quindi è un lavoro sul riconoscimento del piacere, del desiderio di fare questa roba qua. E poi ci sono tutti i rischi connessi che conosce molto meglio la procuratrice di tutti noi. Sì, è perfettamente corretto. Do la parola ora a Elena Ferrara, che ha chiesto di fare una domanda.
No, più che altro volevo dare una comunicazione, perché questi temi che riguardano, diciamo, le differenze di genere, non teniamo presente che anche il tema dell'orientamento sessuale in generale, e poi si innesta spesso una pluralità, no, di elementi di discriminazione, per cui anche la disabilità, no, si aggiunge a tutto il resto, oltre a essere magari obesi e quindi il body shaming, che è molto... Però rispetto a questi temi legati al genere, il genere femminile, da cui peraltro siamo partiti col caso di Carolina Picchio, annunciavo che il Comitato regionale per i diritti civili e sociali civili ha deciso per il 25 di novembre di dedicare una giornata proprio al tema della violenza di genere in rete. Quindi si parlerà, stiamo cercando di raccogliere in quell'ambito anche dei dati, quindi ottenere dalla parte delle reti anche legate alla violenza di genere dei dati per poter anche affrontare, no, sulla base di oggettiva, no, questo tema, e ci avventureremo in questi aspetti che riguardano appunto il sexting, che, di cui io parlo spesso con i ragazzi delle scuole superiori e sul quale c'è proprio concordo, non c'è un indirizzo che io possa condividere che vada verso il proibizionismo, è un modo diverso anche di vivere le loro relazioni, quindi tenendo presente che uno dei problemi gravi che noi abbiamo è proprio la eccessiva pubblicazione di foto fin da quando il bambino è nella pancia della mamma, no? Quindi c'è tutto questo tema. Su questo sono molto interessanti i tavoli che ha anche attivato il Ministero della Giustizia e il Dipartimento delle Pari Opportunità a livello nazionale, quindi penso che in quella data riusciremo a fare il punto sulla Regione Piemonte, ma anche, insomma, aprire lo sguardo a livello nazionale su questi, che sono sicuramente degli aspetti molto importanti da poter approfondire per poter lavorare bene, no? Poi con i ragazzi e le ragazze. Grazie. Sì, grazie anche di questo contributo. Devo dire che, insomma, volevo ringraziare tutti voi, sia gli iscritti, sia chi è venuto a parlare, perché è stato un momento di condivisione su un tema molto, molto importante, e questo credo che sia anche venuto bene come modalità di convegno. Volevo avvisarvi che il materiale presentato dai relatori sarà allegato alla pagina del comunicato del Consiglio regionale, dove c'è appunto il link all'evento attuale, e quindi potrete trovare il materiale su quella pagina. E a questo punto, se non ci sono altre domande o altri interventi, sono a ringraziare appunto tutti voi. Ringrazio il mio come moderatore Andrea Cane, e ringrazio Domenico Rossi, che con l'ufficio di presidenza e Riccardo Lanzo, che ora ha dovuto andare via, abbiamo ideato insieme agli uffici di Palazzo Lascaris questo evento, e ringrazio soprattutto proprio gli uffici del Consiglio regionale, perché hanno lavorato tantissimo per permettere di accreditare su 3 ordini professionali, insieme ai presidenti e le segreterie dei 3 ordini professionali. In breve tempo siamo riusciti anche ad avere l'accreditamento, e tutta l'organizzazione che ha permesso questo evento. Quindi grazie davvero, grazie a tutti, e abbiamo concluso. Arrivederci.